Buongiorno a tutti e benvenuti. Io sono onorata di prendere per prima la parola e di introdurre la nuova indagine del Censis CONAIMA sull'impatto economico e sociale della malattia di Alzheimer dopo la pandemia da Covid-19. Vi racconto, un po' più di 2 anni fa mi sono detta: se non ora, quando? Ora. Allora, dopo il Covid, che ha rappresentato un ulteriore debacle per le famiglie colpite dalla demenza, con tutti quei morti, la solitudine, il peggioramento dei malati e della qualità di vita di tutta la famiglia. Ora che la ricerca ha fatto passi avanti, Interceptor sta per concludere il suo lavoro. Conosciamo di più il mild cognitive impairment. All'orizzonte ci sono molecole finalmente pare attive sulla patologia. Ora che sono arrivati un po' di soldini con il primo fondo per le demenze e il sistema però è fermo ai pannicelli caldi. Ora mi sono detta, dobbiamo di nuovo alzare la voce. È necessario che si capisca una volta per tutte che la situazione drammatica delle famiglie è dovuta sì al destino crudele che le ha colpite, ma è tutto quello che manca, è tutto il dovuto che non c'è che rende la situazione invivibile. Ho di nuovo bussato alla porta del Censis e mi hanno aperto. Abbiamo disegnato con la dottoressa Vaccaro il nuovo progetto, consapevoli che la geografia si era modificata a causa del Covid, certo, ma eravamo forti dei punti chiave delle 3 indagini precedenti. Abbiamo poi osato avventurarci in un nuovo territorio, quello dell'MCI, e non sarebbe stato possibile senza l'alleanza con SIN e la disponibilità dei clinici dei CDCD di riferimento. Per cui, prima di lasciar parlare con voce forte e chiara i numeri, mi permetto i doverosi ringraziamenti a Katie Vaccaro, che per il Censis non ci ha fatto mai mancare competenza, vicinanza, per una regia dell'indagine assolutamente impeccabile. E grazie anche a Vittoria Coletta, che ha svolto la parte tecnica e ci ha reso l'indagine facile e possibile. In AIMA ha lavorato all'indagine la dottoressa Tilloca, Francesca Tilloca, la nostra psicologa, responsabile della linea verde, che ha coordinato il lavoro delle rilevatrici, psicologhe a loro volta, indicateci dalla Facoltà di Psicologia dell'Università Bicocca. E le voglio ricordare e ringraziare perché hanno fatto un gran lavoro efficace e rispettoso della fragilità dei caregiver intervistati, e sono Sara Polato, Michelle Ingiardi, Francesca Colombo, Maria Giulia Crotti e Matilde Menghini. Grazie a SIN, al presidente Alessandro Padovani, che nonostante la difficoltà perenne di contattarlo, non ci ha mai fatto mancare anche lui aiuto, condivisione e disponibilità. E grazie ai clinici dei CDCD che verranno e che sono ricordati nella pubblicazione che avete ricevuto, che si sono sobbarcati altro lavoro per l'individuazione delle persone con MCI da intervistare. E finale, ma non ultimo, grazie a Roche, un grazie grande e sincero, perché nonostante le traversie ha tenuto duro e ha sostenuto fin qui il nostro progetto. Insieme abbiamo superato ostacoli e bombardamenti e va dato atto di una caparbia generosa resistenza che ha reso possibile il lavoro. Un grazie affettuoso e assolutamente personale a Monia Conti e Serena Rossi del Censis, a Valerio Way per l'aiuto nell'organizzare questa conferenza stampa. Ora è arrivato il momento di dare spazio ai numeri e alla lettura di questi numeri, e quindi do la parola alla dottoressa Vaccaro. Allora, grazie. Io mi sposto al podio così vi
racconto. Vi racconto anch'io questo racconto perché in questi 25 anni di collaborazione con Patrizia e con l'AIMA, queste sono le tappe, diciamo, di questo percorso, 4 studi sulla condizione delle persone con Alzheimer e dei loro caregiver che si collocano anche in momenti di snodo rispetto all'evoluzione dell'offerta, per esempio sanitaria, per i pazienti con Alzheimer. Patrizia ha raccontato la necessità di ritornare a parlare dopo la pandemia di questa condizione e noi abbiamo raccolto questa opportunità molto volentieri. Permettete anche a me di ringraziare non solo AIMA, senza la quale tutto questo lavoro non sarebbe stato possibile. Patrizia e io ci siamo conosciuti nel 99 e da allora non ci siamo più lasciate, quindi questo è un buon segno di affetto che è anche alla base di questa importante collaborazione. Ringrazio il professor Padovani, che è il presidente del nostro board scientifico, e ringrazio anch'io Roche perché ha fortemente voluto questo studio, nonostante alcune difficoltà oggettive, però ha voluto mantenere l'impegno di realizzare questo lavoro e per questo noi siamo particolarmente grati di questa opportunità. Allora, io ho un compito non facile perché, come vedete, il libro contiene tante informazioni, tanti dati, però proverò a sintetizzare alcuni degli elementi più importanti, lasciando poi alla vostra lettura, diciamo, un approfondimento che secondo me è necessario perché davvero ci sono tanti spunti. E qual è il valore aggiunto di tutte queste 4 ricerche? Il fatto che noi abbiamo scelto di farci raccontare la malattia, la condizione di chi vive l'Alzheimer, dei pazienti e dei caregiver, dalla viva voce dei diretti interessati. Ogni volta che abbiamo fatto lo studio, abbiamo fatto un'indagine che ha coinvolto i caregiver, ma abbiamo fatto anche un'analisi dei costi sociali ed economici della malattia sulla base del loro racconto. Ci hanno detto loro quanto hanno speso, che tipo di difficoltà affrontano, quali sono, diciamo, gli elementi che rappresentano un po' il burden della vita quotidiana, e ce lo siamo fatti raccontare direttamente da loro. È importante fare una notazione metodologica: questi sono pazienti con un Alzheimer diagnosticato, non sono istituzionalizzati e sono stati selezionati grazie ad AIMA e anche con il contributo dei centri per i disturbi cognitivi e la demenza, che ringrazierò in particolare per il contributo fondamentale che ci hanno dato per la realizzazione della nuova indagine sulle persone con disturbo cognitivo lieve. Di questa caratteristica del campione bisognerà tener conto nella valutazione dei risultati, perché questo è un campione, tra virgolette, di fortunati, cioè di persone che hanno un rapporto con l'associazione dei pazienti e che sono, diciamo, intercettati in qualche modo anche dai servizi. Questa è l'indagine inedita, la novità di questa nuova ricerca, cioè uno studio ad hoc sulle persone con un disturbo cognitivo lieve, con un MCI. E anche questo è uno studio che ha voluto far parlare i pazienti, che ha voluto far parlare le persone coinvolte, e anche questo è un gruppo un po' privilegiato perché sono persone che hanno una diagnosi che noi abbiamo contattato attraverso i centri, e anche di questo bisognerà tener conto. Ecco, sono diremmo un'elite, ecco, nel globale universo dei pazienti. Ringrazio, dicevo, il professor Alessandro Padovani che ha coinvolto questo board che vedete qui segnalato, che trovate nel dettaglio anche nel libro, e le loro strutture. Senza il loro contributo non avremmo potuto intercettare i pazienti con disturbo cognitivo lieve, quindi veramente grazie per questo loro impegno. I numeri non ve li dico, perché questi numeri nella giornata nazionale mondiale dell'Alzheimer circolano in continuazione. Però io una cosa sola voglio dire: con una, diciamo, prevalenza come quella che ci indica l'Istituto Superiore di Sanità nel suo report e nei suoi studi epidemiologici, che hanno rappresentato per noi una base di partenza importante, si fa riferimento ad una prevalenza media
del 7% a partire dai 65 anni e addirittura che si alza quasi a un terzo, diciamo, della popolazione a partire da 85 anni in su. Allora, con questi numeri noi dovremmo avere un'unica priorità. Sapete, nel rapporto dell'anno scorso noi abbiamo parlato di sonnambuli, perché abbiamo detto che gli italiani non si rendono conto, non fanno fino in fondo quello che sarebbe necessario fare dal singolo a livello istituzionale per far fronte ad alcune emergenze che sono note, che sono concrete. Una di queste sicuramente è l'impatto epidemiologico dell'invecchiamento. Vi dico solo un numerino: adesso noi siamo la popolazione over 65 in Italia è già un terzo oggi. Nel 2030, quindi domani mattina, sarà un terzo, un quarto oggi, sarà un terzo, quindi il 33%. E sarà un terzo anche in quelle regioni come il sud, in cui c'è ancora una struttura d'età più giovane della popolazione. Quindi avremo un invecchiamento accelerato in tutto il paese e aumenteranno soprattutto gli over 80. Perché noi siamo i baby boomer che ci avviciniamo, no, al passaggio... come posso dire, istituzionale, demografico della terza età, e abbiamo una lunga aspettativa di vita. Questi ottantenni da oggi al 2030 saranno 4 milioni in più, più di 6 milioni di persone. Ecco, se questi sono i numeri noti, è chiaro che affrontare il tema degli MCI, affrontare il tema della diagnosi e dell'intervento precoce sull'Alzheimer dovrebbe rappresentare la priorità 1 delle politiche sanitarie del nostro Paese. Vado veloce su alcuni risultati. Patrizia l'ha già accennato, questo è il profilo del nuovo campione, quello che è emerso da questa ricerca, ed è un profilo fatto di persone che sono un pochino più giovani, un pochino più spostate in avanti, ed è un segnale di quello a cui lei accennava, cioè la pandemia ha avuto un effetto soprattutto sulla popolazione anziana, più anziana ma direi più fragile. Questo è un campione di persone che hanno circa 78 anni in media, e questo, il fatto che siano un pochino più giovani, si vede nel grafico in basso alla vostra destra, è testimoniato anche dal fatto che hanno una storia di malattia un po' più breve e hanno anche un livello di malattia, che è quello percepito dal caregiver, questo va sottolineato, che però è lieve, moderato, in misura più elevata rispetto alla rilevazione precedente, e anche di questo dobbiamo tener conto quando valutiamo questi risultati. Per questo questi pazienti sono un pochino più occupati, vivono nel contesto familiare più tradizionale, i vedovi, soprattutto le vedove, sono un po' di meno, però la difficoltà specifica della componente maggioritaria delle persone con Alzheimer, cioè le donne, che da sole rappresentano oltre il 60% del nostro campione, ha anche la caratteristica di avere più difficoltà nel vissuto di malattia. Ad esempio, le donne vivono più da sole. È il grafico questo qui in basso alla vostra sinistra. Vedete come le quote di donne che vivono da sole, che vivono da sole con la badante, o che vivono addirittura a casa dei figli o con altri familiari, sono sistematicamente più alte. I maschietti, l'azzurro del terzo punto, e invece in maggioranza vivono con il coniuge. I caregivers chi sono? Sono di nuovo donne, anche questa è una costante in questi 25 anni, non ci siamo spostati di un punto percentuale, 73% di caregiver è donna, e queste sono donne che lavorano di più rispetto alla precedente rilevazione, che hanno un nucleo familiare, hanno i figli, sperimentano tutte le difficoltà della conciliazione dei compiti di caregiver con quelli dello svolgimento delle loro attività, sia professionali che familiari. Il modello assistenziale non è mutato, perché le pazienti donne sono accudite essenzialmente dai figli e dalle figlie, direi, mentre i pazienti di sesso maschile hanno come riferimento principale, il caregiver principale, è la moglie. Questo è il classico, diciamo, anche se va detto, proprio perché sono pazienti un po' più giovani, aumentano anche i maschi che si prendono cura, i mariti che si prendono cura delle mogli, ma ancora siamo in una percentuale decisamente più bassa. E voglio entrare però subito nel merito della questione del rapporto coi servizi e dire due cose.
Questo dato ci ha stupito in modo negativo. Sappiamo che c'è stato il Covid, che quindi c'è stata una difficoltà di accesso oggettiva ai servizi sanitari, questo ne teniamo conto, però il fatto che il tempo medio trascorso tra la comparsa dei primi sintomi e la diagnosi sia fisso intorno ai 2 anni, addirittura un po' aumentato rispetto alla rilevazione precedente, un pochino ci turba, così come mi turba quel dato che è sempre fisso dal 99 a oggi, intorno a poco meno della metà del campione, 46-47%, la quota di caregiver che ci racconta di difficoltà nell'interpretazione dei sintomi da parte del primo clinico al quale si sono rivolti. Non si schioda da questa difficoltà. L'altra cosa che emerge nella rilevazione di quest'anno è che è aumentato il ruolo dei servizi privati, e anche quello è dal livello di diagnosi, ed anche questo è un segnale delle difficoltà d'accesso, no? Che in questo periodo ci sono state. Le quote di chi ha ottenuto la diagnosi al servizio privato si sono alzate, però i referenti principali sono sempre CDCD e il neurologo pubblico. Questi sono i due, diciamo, punti fondamentali della diagnosi. È un po' invece negativo il quadro che emerge rispetto al fatto di essere seguiti da un centro specializzato. Allora, noi avevamo vissuto con le nostre ricerche il passaggio storico epocale del Cronos, della fondazione delle unità di valutazione Alzheimer, eccetera, eccetera, e abbiamo percepito negli anni una sostanziale staticità della quota di persone che sono seguite stabilmente da un centro specialistico. Anzi, quest'anno questa quota è sensibilmente diminuita, perché dal 56,6%, vedete, nel 2015 è diventata il 37,7% quest'anno. E con uno schema però assolutamente standard, nel senso che c'è la solita differenza nord-centro-sud, perché questo 37 è articolato tra il 48% del nord e il 32% del sud, di pazienti seguiti dai CDCD. E poi il ruolo, la funzione del CDCD si perde un po' man mano che il paziente diventa più grave. Perché? Perché molto spesso c'è una coincidenza tra il fatto di frequentare ed essere seguiti da un centro per i disturbi cognitivi e le demenze e ottenere il farmaco specifico per l'Alzheimer. Addirittura i caregiver ci hanno detto, nel 48% dei casi, che quando il paziente smette, perché non è più indicato, di utilizzare il farmaco, il servizio reso dal CDCD diventa meno utile, espressamente. I farmaci, anche qui, dato fisso, l'accesso al farmaco riguarda il 56-55% del campione. Naturalmente, con una differenza in peggio però quest'anno, vi ricordate che all'inizio vi dicevo che questi pazienti sono di uno stadio lieve, moderato, in misura maggiore rispetto all'anno scorso, alla volta scorsa, e quindi il fatto che questa percentuale rimanga fissa significa che qualche cosa non va nell'accesso al farmaco per coloro che hanno l'indicazione. Tant'è vero che sono più basse le quote, vedete nel grafico in alto alla vostra destra, sono più basse le quote dei pazienti lievi e dei pazienti moderati che riescono ad accedere al farmaco. Quindi anche qui la percentuale è fissa, ma comunque rimane altrettanto stabile, intorno al 30%, la quota di chi questi farmaci non li vede mai, anche se c'è un dato positivo che voglio sottolineare: è diminuita nel tempo la percentuale di pazienti che non prende il farmaco perché arriva troppo tardi alla diagnosi, cioè quando ha uno stadio grave che non lo rende più indicato. Il ricorso ai farmaci non specifici si è incrementato nel tempo, soprattutto per quanto riguarda i farmaci delle medicine complementari, mentre è rimasto sostanzialmente fisso, intorno, supera, vedete, il 70% di poco, la quota di chi utilizza i farmaci per i disturbi comportamentali. Qual è la cosa che però mi sembrava importante sottolineare? Che oscillano tutte e due, sono uguali, sovrapponibili le percentuali di caregiver che danno un giudizio positivo di questi farmaci non specifici, perché nel primo caso perché migliorano comunque la gestione del paziente, nel secondo caso perché danno almeno la sensazione di curare.
E quindi diciamo il ruolo della cura, della terapia è importante anche da questo punto di vista. Non mi soffermo su questi dati perché sono dati noti e voglio passare avanti. L'unica cosa che secondo me emerge e voglio sottolineare abbastanza nettamente è che anche a stadi lievi e moderati della malattia i disturbi comportamentali ci sono. Così come ci sono problematiche legate all'autonomia, mentre superano e raggiungono il 90% le situazioni di non autonomia nella gestione della quotidianità per chi ha lo stadio grave, ma questo quadro delinea una difficoltà del percorso assistenziale del paziente, del caregiver, molto, molto evidente, cioè il carico assistenziale con questa diffusione di sintomi comportamentali anche a livelli lievi della malattia, con queste problematiche di non autosufficienza, anche allo stadio moderato, delineano questa difficoltà assistenziale. E questa è la diapositiva che mi fa arrabbiare di più, scusatemi questa licenza. Perché? Perché descrive le quote di pazienti che riescono ad accedere ai servizi territoriali e domiciliari che rimangono fisse nel tempo a quote, non vogliamo dire residuali, diciamo basse, il 10, 11, 15% per l'assistenza domiciliare integrata e socioassistenziale e il 12% per quanto riguarda i centri diurni. È aumentato un po' la quota di chi ha avuto un ricovero ospedaliero. L'unico dato in cui abbiamo un certo aumento dal 20 al 26% riguarda i pazienti che hanno accesso ai servizi socioassistenziali, diciamo quelli gestiti dal terzo settore, dagli Alzheimer Caffè, i laboratori eccetera, con la sempre la solita differenza nord-centro-sud, la metà dei pazienti al sud rispetto al doppio di chi ne usufruisce al nord. Questi centri sono però disponibili sempre, lo vedrete se avete così la pazienza di guardare i dati nel dettaglio, per un numero molto limitato di ore e molto spesso sono a pagamento. Quindi non soltanto vi accede una quota piccola, ma con delle discriminanti legate ai determinanti sociali della malattia, direi, perché c'è anche una possibilità di accesso, di disponibilità economica per riuscire ad usufruirne. Anche sul ricorso alla badante abbiamo un dato che è apparentemente stabile ma invece segnala un peggioramento, perché è fissa la quota, 41% delle famiglie che ricorre all'aiuto di una badante, ma si è proprio invertito il modello, perché prima prevalevano le badanti conviventi, oggi prevalgono le badanti non conviventi. Di fatto questa assistenza è garantita per un numero più limitato di ore a un costo maggiore, perché nel frattempo è aumentato anche il costo diretto che le famiglie si sobbarcano per gestire questa forma di sostegno autogestito, e che tuttavia diventa sempre meno dirimente, diventa sempre meno importante, perché costa tanto ed è garantito per un numero limitato di ore. Peraltro lo paga il paziente. Le risorse economiche che vengono utilizzate per il pagamento della badante sono i soldi del paziente, la pensione sua e del coniuge. Questa è la fonte principale di finanziamento. E poi le badanti sono sempre cercate in modo erratico, attraverso canali informali, e sono non formate, prevalentemente reperite attraverso il passaparola, e c'è un grande turnover, non c'è un salto di qualità, in questa modalità di assistenza, che rimane ancora sostanzialmente ancorata a un modello di sostegno sporadico e non professionale, non specializzato al caregiver. L'impatto della pandemia c'è stato, Patrizia, l'ha segnalato il 67% del campione che abbiamo intervistato, soprattutto in termini di peggioramento delle condizioni del paziente legate all'isolamento, il fatto che talvolta sono spariti anche i familiari, cioè si è il nucleo familiare si è ancor più ristretto, cioè il paziente e il caregiver. E anche gli aiuti più o meno informali garantiti dalla famiglia si sono un po'
come dire, un po' sbriciolati. Le difficoltà a reperire medici curanti le sappiamo e non è necessario sottolinearle. Anche su questa parte vado veloce, voglio solo sottolineare che di nuovo e sempre i caregiver in percentuali sempre molto simili segnalano un forte impatto delle loro attività assistenziali, del loro impegno assistenziale su tutte le dimensioni della loro vita, la vita professionale, a maggior ragione su questo campione che è fatto di persone che lavorano in misura maggiore, sulla salute. Cioè, con le donne che subiscono, diciamo, maggiori impatti in questo ambito, e sulla vita, diciamo, di relazione. Su questo però ho voluto mettere in evidenza i due dati cerchiati, che sono i dati di una valutazione non negativa di questa situazione. L'84% dice che comunque si sente utile, anche se vive una situazione di grande difficoltà. Il 64% ci dice che comunque ha rivisto le sue priorità, capisce che questo ruolo è un ruolo importante, che è l'unica, diciamo, vera assistenza continuata e stabile nel tempo su cui il paziente può contare, e anche se questo ha un costo nella riduzione della vita di relazione. Vedete, oltre il 60% dice che si sente solo, per esempio, in questo compito, o il 54% dice che ne ha avuto un impatto negativo tutta la famiglia. C'è anche qualcuno che testimonia di una difficoltà a gestire i rapporti con gli altri familiari, no? Per esempio la sua famiglia, i figli, il marito, eccetera. Il salto di qualità nell'assistenza lo fa la rete dei servizi. I caregiver riescono a recuperare un po' di tempo libero non se hanno la badante da sola, non se hanno un servizio da solo, ma solo se hanno una rete che li sostiene. E quella è l'unica condizione per avere, diciamo, una condivisione della loro attività. Peraltro oltre il 40% di questi caregiver dice che è aiutato solo ed esclusivamente dagli altri familiari, mentre il 19% dice che è da solo, e anche questa quota è aumentata rispetto al passato. Non è positivo il giudizio che viene dato sul funzionamento dei servizi di assistenza pubblica. La maggioranza dice che non è cambiato niente, la maggioranza relativa è il 42%, però è alta la quota, quello arancione lì nel cerchio, che ci dice che le cose sono peggiorate. E il giudizio che viene dato è un giudizio in cui la maggioranza del campione, 47 abbastanza negativo e 16 è molto negativo, il giudizio che viene dato sul funzionamento dei servizi. Con la differenza consueta fra nord, centro e sud, vedete come l'arancione si alza drammaticamente tra i pazienti che risiedono al sud. Solo un terzo dice che tutto sommato, insomma, i servizi gli danno un supporto che è utile, per il resto i servizi vengono ritenuti insufficienti, utili solo nella prima fase della malattia, e addirittura qualcuno dice che ci sono solo sulla carta. Questa è l'opzione ribadita anche in questa indagine: vogliono una rete di assistenza che dia risposte sanitarie, che dia i farmaci, che dia servizi territoriali a domicilio, che a oggi sono ancora appannaggio di una quota molto molto piccola. Ho voluto citare il dato, perché si discute della legge sui caregiver, quindi mi sembrava importante, sulla loro intenzione, diciamo, di ricovero. Allora, intanto l'81,7% è contrario ad un ricovero permanente, quindi non vuole ribaltare la delega se lo vuole tenere, però sono alte le quote di caregiver che certo in questo momento sono impegnate nell'attività di assistenza, quindi, come dire, sono coinvolte, che sono favorevoli a fare attività di formazione e sono favorevoli anche alla retribuzione. Ripeto, questo è un campione di persone già interessate che si trovano in quella condizione, e questo dato va valutato in questo senso. Questa è l'ultima slide sull'Alzheimer, che dà conto di come sono aumentati i costi. Costo medio annuo per paziente è arrivato a 72.000 euro,
la quota di costi diretti oltre 22.000 e l'84% di questi soldi sono a carico delle famiglie. E la quota più importante, oltre il 70%, serve per pagare quelle badanti che dicevamo prima, serve per far fronte ai bisogni di un'assistenza che, diciamo, non ha altre sponde se non quella dell'assistenza informale. Costi che sono aumentati, questo è l'aumento in termini reali dei costi diretti, quindi dell'out of pocket, del 15% dal 2015 al 2023. E ripeto, è un incremento in termini reali. Vediamo brevemente, vado più veloce perché veramente voglio lasciare un po' più di spazio al dibattito sugli MCI. Sono più giovani, un pochino più giovani, soprattutto il 45% ha meno di 70 anni, e sono persone che hanno un disturbo cognitivo in un unico dominio, quello della memoria, in maggioranza. Come sono arrivati alla diagnosi? Allora, anche qui 2,2 anni, e ripeto, questo è un campione privilegiato perché noi l'abbiamo selezionato nei CDCD che li seguono, il sintomo che li ha allarmati di più è quello di avere difficoltà ad esprimersi. Tutti gli altri, se vedete, sono sintomi citati da quote piccole, cioè che segnalano sicuramente c'è un problema di memoria, che è un po' un campanello d'allarme, ma vengono segnalate da quote simili anche defiance dei comportamenti della vita quotidiana, che sommate insieme vengono percepite come un campanello d'allarme. Qual è però la questione? Che comunque un terzo aspetta, non ne prende in considerazione questi disturbi. Un altro, poco meno di un terzo, un 28%, aspetta di vedere come evolvono. Di fatto, per arrivare alla diagnosi sono passati 2 anni. Anche qui, guardate, sempre quel 46% torna di pazienti che dicono che hanno avuto difficoltà nella interpretazione dei sintomi da parte della prima figura professionale dalla quale si sono recati, e c'è sempre una tendenziale sottovalutazione. Attenzione, perché questa sottovalutazione è più ampia per i più anziani, e per le persone più giovani il campanello d'allarme scatta prima, e quindi molto spesso la diagnosi è un po' più breve il tempo per giungere alla diagnosi. Che cosa fanno questi pazienti? Allora, una cosa secondo me importante: il 42,2% dice che è contento di aver avuto la diagnosi perché si sente preso in carico, perché capisce che c'è qualcuno che lo segue e che cerca di fare in modo che possa, diciamo, avere un'evoluzione della malattia meno grave, più controllata. Poi l'altra questione importante è che la metà circa di questo campione è stato indirizzato verso terapie non farmacologiche, quindi un'attenzione agli stili di vita, e verso, diciamo, delle attività cognitive, di stimolazione cognitiva. Il 42% circa è entrato in un protocollo sperimentale, un'altra quota simile utilizza farmaci specifici, immagino che siano gli stessi inibitori dell'acetilcolinesterasi, immagino, però ce ne sono molti altri che prendono anche farmaci, appunto, di medicina complementare, i medical food, gli integratori, e compagnia cantando, e gli danno un valore positivo. Ritornano di nuovo quelle quote di chi da una parte dice che il farmaco specifico gli fa bene, sente di stare meglio, sente che questo farmaco è efficace, ma anche chi utilizza i farmaci integratori, diciamo, dice che comunque ha la sensazione di curarsi e la cosa non gli dispiace. Una quota elevata di pazienti ci dice che spera e ritiene che i nuovi farmaci possano avere un contributo importante sulla decorso della malattia. Perché, parliamoci chiaro, e questo è il dato che emerge, il giudizio sui servizi è un giudizio positivo. Vi abbiamo già detto che questi pazienti li abbiamo selezionati dentro i CDCD, per una volta quelli del sud sono più contenti di quello del nord, quindi consentitemi di sottolinearlo, ma
La questione è che poi la quota, una quota importante di questi pazienti dice che, di temere che se ci fosse malauguratamente un'evoluzione in senso negativo di questo disturbo, quindi con una demenza o un Alzheimer conclamati, teme che i servizi non necessariamente potrebbero essere in grado di rispondere alle esigenze, che l'unica sponda di nuovo potrebbe essere solo la famiglia. E vivere con un MCI non è facile, anche se questi disturbi sono disturbi ancora lievi, però vedete il 68,5% dice che anche se non sono gravi hanno difficoltà nella quotidianità, e queste difficoltà nell'86% dei casi sono gestite grazie alla famiglia. Gli ambiti vengono condizionati, Beatrice, hanno una connotazione di genere che mi fa... Le donne sono condizionate nei rapporti familiari, i maschi nella vita professionale e nel loisir. Attenzione, il nostro, noi loisir non ci interessa. Ci lamentiamo solo della vita, diciamo, familiare, l'impatto sulla vita familiare. Però c'è un impatto psicologico importante, perché appunto di nuovo è molto alta la quota che teme che se ci sarà un'evoluzione negativa, 90% lì, che se ci sarà un'evoluzione negativa non avrà, diciamo, altro sostegno se non quello familiare. Questa è la ultima slide, perché è una slide che mette secondo me in evidenza il vissuto psicologico di questi pazienti, che vivono un po' nella paura. Lo sappiamo benissimo che non tutti evolvono, che non c'è un destino segnato, ecco. Tuttavia è evidente che la paura del futuro c'è, e c'è quel 34% che dice che lui non ci riesce proprio a pensare al futuro, perché è scaramantico, perché lo rimuove, perché ha delle difficoltà a pensare a quello che gli potrebbe succedere. L'88,2% invece ha un'unica speranza, che è quella di avere un rimedio efficace, di riuscire ad ottenere una disponibilità di farmaci che gli consentano in qualche modo di controllare. Qualcuno pensa anche di guarire, ma comunque soprattutto di controllare l'evoluzione della malattia. Io penso che di avervi detto tante cose, forse troppe, però ecco, vi rimando alla lettura del testo, e soprattutto sono lieta di avere qui un parterre che, insomma, meglio di me potrà discutere e affrontare i risultati che sono emersi. Io vi ringrazio molto per l'attenzione. Allora, io faccio anche un po' do la parola. Patrizia, tu vuoi aggiungere qualche cosa o facciamo subito intervenire i nostri interlocutori? Sì, allora, chiedo un attimo, aveva, l'onorevole Patrizia aveva detto che si sarebbe collegata, non so se ce l'abbiamo. Vabbè, allora cominciamo. Perfetto. Possiamo dare la parola al presidente del board scientifico, perché so anche che poi dovrà andare via, se permettete. Prego. No, in realtà sono qua fino a l'una e mezza, quindi non ho fretta. Sono arrivato. Una cattiva informazione. È cattiva. Sono difficile da raggiungere, ma quando una volta parlare. Che non. In realtà, se tu guardi sotto, c'è. La valigia c'è. Va bene. Intanto, grazie. La SIN con la SINDEMMA ha partecipato convintamente, e credo che anche il mondo della geriatria avrebbe partecipato in maniera entusiastica a questo tipo di indagine, perché disegna un'informazione, un quadro di cui abbiamo bisogno noi tecnici, sapendo che non siamo solo tecnici. È vero che la situazione italiana è una situazione complessa, e quella che emerge da questa indagine sembra disegnare solamente una situazione, diciamo così, non soddisfacente, con dei gradienti nord-sud che conosciamo e che
in verità poi nascondono in alcuni casi delle eccellenze, in altri casi delle situazioni ovviamente meno facili. Ora c'è un problema che tutti noi affrontiamo, che è questo problema della transizione demografica nei confronti della quale non abbiamo risposte passepartout, nemmeno nei neurologi insieme ai geriatri, anche se abbiamo cominciato a costruire un approccio che forse potremmo chiamare un canone diverso, neurogeriatrico. È vero, ci avviciniamo a un terzo della popolazione con un'età superiore ai 65 anni, però badate bene, avere più di 65 anni non vuol dire essere in cattiva salute, anzi, in larga parte abbiamo persone che mantengono uno stato di salute eccellente fino ad età molto avanzate. Ora il vero problema, e poi mi piacerebbe sentire Desideri cosa dice su questo, il vero problema è che nonostante i programmi di prevenzione generale in questo paese siano efficienti ed efficaci, forse non sono ancora sufficienti a contrastare lo tsunami della transizione demografica. Il problema è che ancora adesso abbiamo elementi di fragilità di sistema che coniugano fragilità di malattie e che si accumulano via via che le persone crescono. Sì, che la fotografia che facciamo a volte dell'Alzheimer è una fotografia un po' così astratta, no? Però l'Alzheimer si insinua all'interno di queste fragilità somatiche, anzi gode del fatto che le persone non siano attivamente impegnate in una attiva prevenzione personale oltre che di sistema. Dico in altre parole che la malattia di Alzheimer ha cambiato la sua connotazione, non è più quella di alcuni anni fa. Oggi colpisce persone più anziane, riduce la sua incidenza nelle persone più giovani, tende ad essere contrastata dagli stili di vita cambiati, ma arriva ad un certo punto in cui la cosiddetta cronicità, l'insieme dei fatti che denotano quell'elemento che chiamiamo fragilità e complessità, ebbene in questo la debolezza del sistema determina la complessità della malattia. Allora che cosa succede? Che noi abbiamo persone che si ammalano in età sempre più avanzata, spesso complicati da problematiche diverse. Non li intercettiamo tutti, perché il cancro copre, perché il diabete copre, perché le sindrome metaboliche coprono, perché le altre fragilità coprono, anche le fragilità bio, anche le fragilità sociali. Tu hai segnato un altro elemento che a Brescia conosciamo benissimo. Su 20.000 persone affette da decadimento cognitivo e demenza, su 1 milione di abitanti, la malattia è al femminile, è una malattia in rosa. La cosa peggiore è che 7.000 persone affette da malattia di Alzheimer al femminile sono sole. Allora qui c'è un problema ovviamente di rete, come tu hai sottolineato, e anche qui ci sono dei chiaroscuri. Assistiamo tutti, lo sappiamo, ad una desertificazione del sistema. A Sondrio, a Belluno, solo per citare due città importanti, non ci sono neurologi o molto pochi neurologi, ma ci sono anche pochi geriatri. Nelle periferie del territorio, lontano dalle metropoli, c'è una riduzione del personale medico, che non è solo quello del medico di famiglia, ma è soprattutto dello specialista. Lo specialista segue più o meno i trend di urbanizzazione e sta là dove la gente è, perché ha più opportunità, ma questo lascia le province, soprattutto i paesi, scoperti. E questo vale ancora di più per il sud, perché al sud si osserva una migrazione verso altri posti. E questo è un problema che noi neurologi affrontiamo, perché non siamo tanti. Quelli dedicati alla malattia di Alzheimer sono forse poco più di 200 su 6.500. E non possono nemmeno dedicare tutto il tempo. Ma il CDCD allora che cos'è? E lo pongo, perché oggi siamo in un'altra transizione, che non è solo quella economica ovviamente, ma è una transizione sanitaria. Io sono molto ammirato dagli sforzi che il governo precedente e il governo attuale stanno mettendo in atto per il Ministero della Salute per trasformare la struttura sociosanitaria, ma non è un'operazione facile. Al di là dei medici di famiglia, che forse non sono del tutto convinti di che cosa è contenuto il DM77, però noi in alcune realtà questo lo stiamo vedendo, cioè stiamo
apprezzando il fatto che nei distretti, nelle case della salute, si respira un altro sentimento, una voglia di stare insieme tra gli specialisti, una voglia di stare legato al medico di famiglia e una voglia di dare risposte cosiddette vere, cioè non troppo sofisticate. Allora dobbiamo ricostruire anche noi specialisti, e la SIN è impegnata in questa, una struttura che sia sostenibile. Cioè noi non possiamo pensare di avere con 6.500 neurologi prendere tutto nei centri di eccellenza. Dobbiamo cominciare a prendere atto che dobbiamo essere là, essere in qualche modo vicino al medico di famiglia, vicino al geriatra, vicino al pneumologo, all'internista, cioè creare un'equipe multiprofessionale in quei posti dove possiamo sostenere la complessità e la fragilità che è quella che crea la gran parte delle problematiche che abbiamo citato. Poi ha ragione Patrizia, ha ragione anche Katie Vaccaro, qui c'è anche un problema di sostenibilità delle strutture cosiddette sanitarie residenziali, e c'è un problema, io l'ho vissuta con mia madre, poi la vedo adesso con la suocera, cioè c'è un problema di badanti, non sono più le rumene, cioè le rumene sono ricche oggi, non vengono più in Italia a fare il lavoro, stanno là perché hanno delle altre opportunità. E allora è cambiata anche la popolazione di chi fa badante. E l'avere i badanti o le badante non è proprio come dirlo, voglio dire, è un'esperienza anche questa che grava fortemente sul caregiver, perché crea un rapporto artificiale ma di dipendenza che spesso diventa di totale dipendenza in persone che non sono preparate per lo più. Si aprirebbe un canale importante. Chiudo. Noi dobbiamo ricostruire un senso di comunità, e io credo che questo senso di comunità, di fratellanza, diciamo così, di solidarietà, non è facile da rifare. La pandemia forse ha allentato questa, chiamiamola così, questo senso di appartenenza e di comunità. E io apprezzo, devo dire, chi ha inventato e costruito il DM77, perché al di là di tutte le parole, quella è la strada. Noi dobbiamo riportare il medico a stare in quel territorio, perché è lì che si creano probabilmente le condizioni per un sistema sostenibile. Grazie. Io ti ringrazio molto per aver sottolineato questo aspetto della complessità e della come dire, compresenza di fragilità legate a varie cronicità nei pazienti più anziani, ma a maggior ragione mi verrebbe da dire che, diciamo, queste risposte vicine a domicilio, queste risposte, diciamo, vere, semplici, come le chiamate tu, dovrebbero essere rese disponibili. Cioè quello che noi abbiamo constatato, e ripeto, non è il nostro racconto ma è quello dei caregiver, e che sono risposte che stentano. Io pure sono convinta che i servizi sul territorio, questo modo di lavorare insieme, può rappresentare una svolta. C'è il problema dei medici, però, come tu stesso hai sottolineato, cioè da un punto di vista numerico, della carenza, e c'è soprattutto la necessità di portare a bordo tutti in questo progetto, ed è, come dire, una strada che secondo me va percorsa, ma come ti posso dire, senza dimenticare che il servizio sul territorio, il servizio a domicilio, non serve solo, questo è il mio modesto punto di vista, non serve solo a rispondere alle cronicità, ma si serve a prevenirle, perché se non facciamo quest'altro passaggio e serve intercettarlo subito, non fa aspettare due anni per comprendere che c'è un problema in quella famiglia o in quella situazione. Quindi ecco, ci sono più strade da percorrere, e sono complesse le situazioni e sono complesse forse anche le soluzioni. Io faccio parlare a questo punto l'esponente del Ministero, va bene? Il nostro dottor Basilicata, che è della direzione della programmazione sanitaria del Ministero della Salute, a cui do molto volentieri la parola. Grazie, buongiorno. Mi sentite? Sì. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, io sono qui in rappresentanza del Ministero della Salute, in particolare della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero, che è inserita in un dipartimento più ampio che, oltre che di programmazione sanitaria, si occupa di dispositivi medici, professioni sanitarie e tutto ciò che ha a che fare con le politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale.
Ringrazio sinceramente, insomma, gli organizzatori di questo evento, la dottoressa Vaccaro, perché reputo, insomma, questo momento di confronto estremamente utile, e poiché tratta di una tematica, ahimè, molto attuale e che sarà, come si è già detto, molto attuale, ancor più presente nei prossimi anni, nei prossimi decenni. Diciamo, gli spunti di riflessione sono moltissimi, sicuramente emerge una situazione non esattamente rosea, e questo naturalmente grava, come si è detto, soprattutto oltre che sui pazienti, sui caregiver che si trovano ad essere i principali riferimenti e portano sulle spalle il carico di questa patologia. Credo inoltre che indagini di questo tipo più in generale siano veramente utili nella direzione di ascoltare, come si è detto, veramente il punto di vista dei soggetti interessati a quelle che sono le politiche sanitarie, ma in generale le politiche. Credo sia importante anche per ristabilire sempre più un rapporto di fiducia con le istituzioni sanitarie, ma non solo, ascoltare veramente, diciamo, la voce di quelli che sono delle cittadine, cittadini, quelli che sono gli utenti dei servizi, e questo devo dire appunto anche grazie a lavori come questo la voce effettivamente emerge. Diciamo, il Ministero, come saprete, e in particolare la nostra direzione, si occupa, insomma, di numerose attività che hanno a che fare anche con appunto la presa in carico di pazienti quali appunto i soggetti affetti da Alzheimer. Sono in atto, come è stato anche accennato prima, una serie di interventi di modifica della struttura organizzativa a livello territoriale, che riconducibili principalmente al DM77 del 2022 e che prevedono appunto tutta una serie di interventi, tra cui la realizzazione di nuove strutture, quali appunto le case della comunità, suddivise in hub e spoke, ospedali di comunità, e l'implementazione di tutta una serie di strumenti, quali appunto la valutazione multidimensionale, che dovrebbero consentire sempre più di effettivamente attuare una reale presa in carico dei pazienti fragili, dei soggetti cronici, anche per fare in modo che quei 2 anni che si citavano prima possano essere effettivamente ridotti dal tempo della diagnosi, dalla manifestazione dei primi sintomi effettivamente alla diagnosi. In questo senso siamo impegnati anche nell'ambito dei decreti attuativi della legge delega 33/2023 sulla cosiddetta legge anziani, con riferimento sempre appunto alle modalità di presa in carico efficace all'interno delle case della comunità e che consentano anche effettivamente una reale implementazione di questa agognata, in qualche modo, valutazione multidimensionale, in modo che diventi effettivamente uno strumento utilizzato all'interno di queste strutture. Le case della comunità appunto dovrebbero diventare effettivamente uno degli obiettivi del DM77, che diventino effettivamente un punto di riferimento, il punto di riferimento per eccellenza per i soggetti fragili e per i caregiver. Mi ha colpito molto appunto vedere i dati di questo report, anche devo dire quelli del report precedente del 2016, in cui emerge che emerge una certa, come dire, frammentazione nel ricorso nell'individuazione di un referente specifico per la patologia, perché appunto c'è, diciamo, molto suddivisa, diciamo così, la cosa tra il medico di medicina generale, il professionista privato e così via, e anche questo rallenta il processo di diagnosi, quindi sicuramente sapere già da chi andare può essere un qualcosa che favorisce effettivamente una corretta presa in carico. Inoltre, appunto, come si accennava prima, ciò che più auspicano i caregiver è proprio il rafforzamento e la reale implementazione di servizi territoriali sul territorio, e quindi l'auspicio è che effettivamente questo percorso in cui siamo tuttora coinvolti e che ancora, insomma, deve fare passi avanti, ma che comunque è stato tracciato, possa effettivamente risultare utile.
Tra gli altri interventi cito anche quello relativo alla telemedicina che diciamo, stiamo sviluppando con il supporto anche di Agenas, la nostra agenzia nazionale per i servizi regionali, che prevede la realizzazione di una piattaforma appunto nazionale da declinare poi a livello regionale e territoriale di telemedicina, e credo che anche insomma per i pazienti affetti da Alzheimer possa essere uno strumento utile, non l'unico naturalmente, per quanto riguarda quelle prestazioni, anche per favorire appunto il trattamento in sede domiciliare, che comunque emerge dal rapporto essere quella comunque preferita anche da parte dei caregiver, attraverso prestazioni di telemonitoraggio e teleriabilitazione. Poi vorrei spendere qualche minuto per raccontarvi più da vicino di una attività che stiamo conducendo presso la nostra direzione, che seguo anche io in particolare, e che in qualche modo, secondo me, uno degli auspici è che possa anche, come dire, andare nella direzione di facilitare anche questo tipo di discorsi oggetto dell'incontro di oggi. Parlo di un progetto PNRR, cosiddetto modello predittivo, che è volto alla realizzazione di uno strumento previsionale, diciamo così, di uno strumento che supporti efficacemente le politiche sanitarie attraverso l'emersione di evidenze e dati e sfruttando il grande patrimonio informativo che abbiamo e che ancora oggi non è del tutto sfruttato, che è rappresentato dai flussi amministrativi sanitari che le regioni, diciamo, regolarmente trasmettono al Ministero. I grandi obiettivi di questo progetto prevedono innanzitutto la classificazione dei bisogni di salute della popolazione a livello nazionale attraverso la lettura di quelli che sono i contatti che ogni assistito ha con il Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ottica appunto l'obiettivo è di operare una classificazione delle patologie croniche ma anche delle particolari condizioni di fragilità, quindi non solo prettamente sanitaria ma anche che hanno a che fare con fattori sociodemografici che, come sappiamo, è stato detto anche prima, hanno un ruolo determinante in quelli che sono i bisogni di salute della popolazione. Un secondo step è quello di stratificare, arrivare a definire i criteri per una efficace stratificazione della popolazione a livello nazionale in accordo con quelli che sono i dettami del DM77, con l'obiettivo di qualificare ulteriormente questi bisogni di salute identificati attraverso il modello di classificazione e secondo una serie di criteri indicati nel DM che hanno a che fare con le condizioni di gravità clinica, gli esiti di salute previsti in termini di mortalità, attesi in termini di mortalità o ricorso all'ospedalizzazione e così via, i fattori sociodemografici. Infine l'ultimo step, gli ultimi due, prevedono la realizzazione, la costruzione di scenari previsionali di quelli che sono i bisogni di salute futuri della popolazione nazionale, perché appunto patologie come quelle dell'Alzheimer, come sappiamo, continueranno a crescere nei numeri nei prossimi anni in maniera drammatica. E in questo senso l'obiettivo che molto ambizioso che ci siamo dati è quello di cercare appunto di costruire degli scenari attendibili per fare in modo che sia a livello nazionale ma anche le regioni e le aziende sanitarie locali possano avere effettivamente una visione concreta di quelli che sono i dati attesi in termini di prevalenze future e costi associati. Da una prima analisi che abbiamo effettuato, nei prossimi anni, in particolare nei prossimi 25 anni, al 2050, i soggetti affetti da Alzheimer aumenteranno almeno del 50%, con conseguente aumento in misura similare dei costi associati, costi che, come abbiamo visto, sono a carico sì del Servizio Sanitario Nazionale, ma anche, ahimè, molto sulle spalle dei caregiver. Infine l'ulteriore obiettivo è quello di realizzare delle valutazioni di impatto legate all'introduzione di innovazioni e quindi penso anche all'MCI che è stato citato insomma poc'anzi, che naturalmente è quello più, diciamo così, probabilmente interessato da future innovazioni. Il nostro obiettivo in quel senso è di realizzare delle valutazioni di impatto legate all'introduzione di queste innovazioni
che hanno a che fare sì con l'impatto clinico, con l'impatto economico, ma nel tentativo di andare a vedere, oltre a quello che è l'impatto economico diretto legato appunto ai costi delle nuove terapie, anche a quelli che sono i costi o ancor meglio i benefici associati indirettamente all'introduzione di queste terapie. Quindi penso all'impatto sui costi diretti, ma anche all'impatto sulla produttività generale del paese, sulla fiscalità generale. Questo per arrivare nella direzione di poter effettuare delle valutazioni costo-efficacia che siano un po' più ampie di quanto abbiamo fatto finora. E con l'obiettivo anche appunto di come dire, non guardare, ripeto, solo ai costi, ma anche ai potenziali benefici, cercando anche di quantificarli, andando anche nella direzione di cercare poi di reperire poi anche le risorse necessarie per far sì che queste innovazioni vengano introdotti. In conclusione, appunto, molte cose si stanno già facendo, mi auguro che possano effettivamente andare nella direzione sperata, che siano effettivamente degli interventi efficaci. Probabilmente ancora molto c'è da fare a livello di sostegno economico, mi viene da dire, perché appunto come emerge dal report, e come sappiamo, insomma, i soggetti affetti da Alzheimer hanno bisogno sì di una presa in carico efficace a livello sanitario, ma anche forse soprattutto a livello di a livello socioassistenziale, quindi per garantire una continuità effettiva di presa in carico. In questo senso anche qui mi sento di dire che il tema della sostenibilità economica è fondamentale, e quindi anche in questo senso, come stiamo cercando di fare nell'ambito del modello predittivo, il nostro sforzo va proprio nella direzione di cercare di allargare il campo rispetto a quelle che sono le politiche che vengono implementate tradizionalmente. Io vi ringrazio e lascio la parola agli altri. Grazie. Grazie molte, dottor Basilicata. Io per deformazione professionale sono favorevole a tutto quello che lei ha detto, cioè, aspetto con ansia di vedere la realizzazione di questi strumenti, nei quali veramente, insomma, visto il mio mestiere, io credo molto. Sono convinta che possano essere importanti e che ci possano aiutare a fare delle scelte anche rispetto al tema strategico della disponibilità di risorse più utili e più efficaci. E secondo me il nostro studio ha messo in evidenza l'urgenza, ecco, della realizzazione di questi strumenti, che sono sicuramente importanti in termini di programmazione sanitaria, così come è importante sentire la voce, come abbiamo fatto noi, come lei ha richiamato, di chi è coinvolto adesso nella gestione di una malattia che schiaccia il paziente e un po' anche la sua famiglia. Io do la parola a Beatrice Lorenzin, che ringrazio per essere qui oggi, anche perché lei di questo tema si occupa tantissimo, se n'è sempre occupata anche quando faceva ministro, ma anche adesso più recentemente nella sua attività nell'intergruppo parlamentare insieme all'onorevole Patriarca. Insomma, grazie Beatrice di essere qui e ascoltiamo molto volentieri i tuoi commenti. Grazie di cuore per questo invito, ma soprattutto a chi sta animando questa serie di importanti eventi in questa settimana dell'Alzheimer, e non posso che fare un ringraziamento particolare alla Spadin, che è la nostra veramente principale ispiratrice. Ecco. Principale ispiratrice, e anche per la sua per la sua tenacia, perché rispetto ai tanti numeri che noi vediamo, a volte viene lo sconforto, no? Viene a tutti, anche a chi non dovrebbe averlo, cioè il legislatore, e immagino ancora di più a chi da decenni si batte per raggiungere degli obiettivi di equità e di salute, di giustizia sociale, perché di questo stiamo parlando poi alla fine. Io, guardate, lascerò tutta la parte dell'intergruppo parlamentare ad Anna Rita quando arriva,
perché quando si collega, perché ci sono delle mi avete sollecitata in questo dibattito e soprattutto negli interventi che ci sono stati e nel preziosissima analisi e ricerca fatta da Vaccaro. Ti faccio veramente i miei complimenti, perché grazie. È fatta veramente bene e si capisce bene, cioè i numeri sono impietosi nella loro diciamo incontrovertibilità, ecco. E allora alcuni elementi che secondo me potrebbero invece essere di spunto per un lavoro parlamentare, per un approccio pragmatico che noi abbiamo detto che faremo quest'anno una serie di audizioni, tra le altre cose regionali, tra gli stakeholder, gli operatori in campo, gli assessorati della regione, i centri di riferimento, per capire come si sta attuando il fondo per l'Alzheimer, cioè come viene obiettivamente suddiviso, e quindi facciamo un lavoro molto da manuensi rispetto a quello che io spero ardentemente il Ministero farà e avrà gli strumenti per fare a breve, quando avrete messo in campo diciamo questi strumenti di analisi dei dati e di impatto di valutazione di impatto che vi assicuro tutti noi abbiamo sperato di avere negli anni, quindi sperando anche che il Ministero della Salute venga rafforzato nella sua componente economica, perché non parlo dei finanziamenti, che ovviamente è scontato, ma io parlo proprio della strutturazione, perché il Ministero così sguarnito dal punto di vista della componente di capacità di analisi economica e di analisi di impatto finanziario rimane sempre diciamo con le spalle al muro rispetto agli altri due interlocutori molto più potenti, e cioè il MEF e le regioni. Quindi tu hai una necessità anche di rivedere l'impostazione dei ministeri, a mio parere, rispetto a quella che giustamente Alessandro Padovani ha chiamato come lo tsunami demografico, perché non è più il problema dell'inverno, questo è lo tsunami dell'effetto che noi stiamo vedendo dell'inverno demografico, quindi, e cioè della sostenibilità nel medio-lungo periodo dei nostri sistemi di welfare, dove la sostenibilità di un sistema di welfare non è la badante. Cioè, questo mi sembra abbastanza evidente, è una toppa, tra l'altro una toppa che si è potuta mettere e che si sono fatto carico le famiglie giocando su un tema di squilibri economici finanziari all'interno dei paesi dell'Unione Europea, che tutti noi speriamo essere diciamo colmati nel tempo, no? Dove non è che tu, grazie al fatto che altri sono più poveri e disperati, riesci a colmare in modo totalmente, come dire, casalingo, in questo caso sul serio, e neanche averlo strutturato, un tema così importante come quello del welfare. Ve lo dico perché, non vi dirò la nazionalità, ma quando ero ministro, durante una bilaterale, un importante ministro di un altro paese europeo mi chiese un incontro. Non dico chi, come... E io pensavo, stavamo all'epoca trattando insomma una cosa come l'antibiotico resistenza, che fosse su qualche misura di One Health particolare, e invece questa persona venne a chiedermi: ma voi, no? Noi abbiamo un grosso problema con l'invecchiamento della popolazione e la cronicità, ma come funziona il vostro sistema delle badanti? Perché lo vorremmo fare pure noi. No, bene. Eh no, se vi dicessi il paese capireste tante cose, però sto zitta. E io dissi: guardi, no, no, non lo prenda come esempio, perché noi non vogliamo questo, cioè noi vogliamo che le famiglie siano sostenute da una rete istituzionale, cioè certificata, che abbia una capacità di supporto, non certamente da una cosa fai da te con tutti gli squilibri di cui si vede nella tabella, i costi variabili, soprattutto professionalità di chi si prende cura poi delle persone che amiamo di più, no? I nostri genitori o il nostro marito, la nostra moglie, e poi potremo andare avanti anche con il supporto dei caregiver sui malati, sui bambini, eccetera. E questo per dire che, come dire, mal comune mezzo gaudio, nel senso che però siamo molto lontani da avere una presa di consapevolezza
nei decisori a livello europeo, non soltanto a livello italiano, cioè nei singoli stati, di che cosa facciamo con questo tsunami demografico, cioè come facciamo a garantire un sistema di welfare nei prossimi 20, 30, 40 anni rispetto a un cambio completo della piramide e del modo in cui noi abbiamo strutturato i nostri sistemi di welfare, pensione, scuola e sanità. E durante il baby boomers, cioè durante una fase in cui oggettivamente i malati erano pochi, erano molto di più le persone giovani e sane che lavoravano. Quindi questo tema si è affrontato per un decennio pensando che la razionalizzazione, leggi tagli, leggi anche un giusto efficientamento del sistema, potesse tenere botta. In realtà noi ci rendiamo conto che basta una variabile non calcolata, cioè una pandemia da cui poi l'inflazione, da cui poi un cambio geopolitico e via dicendo, che anche quelle poche cose che eri riuscito a programmare ti saltano ed è molto difficile rimetterle in campo. Non solo, ma sempre una cosa che mi è venuta da questo, vedendo adesso il rapporto, se noi vediamo chi paga questa non la fatica, cioè le figlie, le mogli, i mariti che si prendono cura cioè la famiglia, ma chi paga la badante, i servizi, nella maggior parte dei casi, mi ha molto colpito questo, se lo pagano da soli i pazienti con la loro pensione. Con l'indennità di accompagnamento. Esatto, o con l'indennità di accompagnamento. Ma la pensione con cui tu, diciamo, ti copri questa cosa, di quali pensionati stiamo parlando noi? Noi stiamo parlando dei pensionati come i miei genitori, cioè di quelli che sono andati in pensione con un sistema contributivo. Ma la pensione della mia generazione o di quella ancora di più, di 5, 6, 7 anni più giovani di me, cioè io ho avuto almeno un pezzettino di mischiato, no? Che andranno tutti in pensione col contributivo. Cioè, ma ragazzi, ma con gente, una popolazione che ha avuto uno stipendio povero per quasi tutta la sua vita, ma che pensione c'ha? Cioè, come si può pensare che questi nuclei futuri familiari fatti da una persona sola, se va bene due, se va bene un figlio, che probabilmente vivrà in un altro posto, come funziona? Allora, io credo che, adesso io non ce l'ho la risposta proprio pronta, se no sarei presidente del Consiglio. Io credo che però la domanda bisogna porsela e non te la puoi porre nel 2035, nel 2040 o nel 2050 quando tu arriverai a una composizione della popolazione che sarà un pensionato per un lavoratore. Cioè vuol dire questo che la piramide non regge e un pensionato per un lavoratore non è che me lo sono inventato io, sono i dati che sia il Censis, l'ISA, cioè chi analizza la demografia, che è un fatto certo, perché quanti nascono e quanti muoiono è una cosa certa, e tu lì non regge niente. E questo lo dico perché io credo che noi abbiamo bisogno, questo io penso che sia un lavoro che può fare l'intergruppo dal punto di vista di cultura politica, attraverso poi diciamo, il provare a mettere in campo una serie di riforme di sistema che poi i governi possono decidere o meno di prendersi, ma che almeno diventano una piattaforma di dibattito seria, cioè dobbiamo affrontare. Allora tu, il tema dei caregiver è evidente che così è insostenibile, tra l'altro reggerà ancora finché reggono quelli che i genitori hanno due figli, no? Ma è una figlia femmina almeno. Almeno una. Tre maschi, è il punto dalla statistica. Organizzarsi poi, tra amiche. No, potremmo cambiare anche un po' i maschietti, visto che anch'io ho anche il figlio maschio. Cioè. Però, cioè, a parte gli scherzi, qui bisogna fare un lavoro serio anche di tipo culturale. Allora, dal punto di vista sanitario, paradossalmente è più facile. Cioè la parte sanitaria
ci devi mettere i soldi, cioè non so come dire, e neanche tantissimi, cioè vanno messi di più a livello del finanziamento del fondo, con degli obiettivi strategici. La realizzazione del DM77, che è, a ragione Padovani, un punto di svolta nella concezione dell'organizzazione della politica del territorio e quindi nel ridisegno di una geografia della specialistica, come creare degli hub anche nelle aree interne, riuscire a, diciamo, si scontra oggi con una drammatica realtà, cioè che o tu fai una riforma del personale sanitario seria, per cui rendi attrattiva la professione sanitaria in Italia, tutte, dal medico all'infermiere, al fisioterapista, agli ausiliari, o tu non riesci a risolvere questo tema. Quindi il principale problema che abbiamo in questo momento per poter ridisegnare una riorganizzazione del sistema sanitario in Italia è il personale e essere attrattivi per il personale, perché quello che stiamo facendo è quello che è successo in Sud America, cioè noi stiamo allevando le nostre generazioni per andare a lavorare in un'altra parte, in quel caso negli Stati Uniti, qui ovunque ti pagano meglio, così arriveremo alla desertificazione, quindi avremo i badanti anche al posto del neurologo se andiamo avanti così. Quindi prima cosa, individuare un obiettivo molto serio da questo punto di vista nel medio lungo termine. Quindi cosa significa? Che a me paradossalmente neanche, io parlo da commissione bilancio ora, neanche mi interessa la manovra di quest'anno. A me interessa il piano strutturale di bilancio che noi approviamo ora per i prossimi 5 anni, cioè qual è la traiettoria che noi diamo quinquennale, perché da lì non scampi. Quando lì è scritto una cifra, quella è, non esci più. E quindi poi lo dico a voi che fate programmazione, cioè avere un'idea di come andiamo. Quanti sono i centri adesso in Italia? 500? Non ti chiedo. Sì, 500. Poco di più di 500, di cui poi qua più della metà dei malati neanche sa che ci sono. C'è un problema, Houston, questo tocca a voi chiamarvi i medici di famiglia e quindi la FIMG e quindi la società di medicina generale e metterla insieme con i centri e dirgli: guardate che se avete un sospetto è lì che lo dovete mandare il vostro paziente, non che va da dove gira per le 7 chiese finché arriva a un centro di riferimento. Ma se non li potenzi questi centri, vanno anche potenziati, ovvio. Qui ritorniamo sempre alla sì. Ma qui c'è la maggior parte delle persone da questa indagine che neanche sa che ci sono. Ma certo, ma capito? Sono i 2 anni di attesa che mi preoccupano. Esatto, ma allora tu devi, per rafforzare la rete, tu devi avere innanzitutto, devi metterci le persone dentro, mi sembra evidente, ma devi anche al contempo creare la connessione fra il sistema sanitario, perché se no i 2 anni tu li passi a spasso, perché nessuno certo. Ti ha e vai in giro per le 7 chiese, neanche sai che c'è il posto se non puoi andare. Se non hai i soldi per pagarti il neurologo privato. Esatto, ma questo è impossibile, ce lo siamo già detto, quindi diventa certo. Una... Qui siamo fuori dal... L'altro grande tema è il recupero di questi 40 miliardi di out of pocket, che in qualche modo potrebbero essere una cosa, anzi sarebbero una cosa vitale per il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi la prima, cose piccole per modo di dire, ma pratiche da fare, e poi qualcosa di più grande. Allora, caregiver, voglio essere anche però un po' ottimista. I caregiver sono stati riconosciuti in Italia nel 2017, prima era una figura non riconosciuta. Sembra poco tanto tempo, ma in realtà dal punto di vista della gestione non è tantissimo tempo. È incredibile che non sia accaduto prima, ma non è che non è accaduto perché nessuno sapeva che esistevano i caregiver, ma perché anche lì, per rompere un meccanismo, e cioè il fatto che alla fine il welfare è una roba delle famiglie, cioè a parte la sanità, il resto è stato tutto scaricato sulle famiglie, gli asili, tutta l'assistenza, ma anche anche i bambini, dai due lati, non ci stanno gli asili nido, il bambino te lo tieni a casa, cioè, ma questo è andato avanti da sempre, cioè, quindi si rompe questo meccanismo. Ora in Parlamento ci sono tutti i gruppi parlamentari, il mio compreso, abbiamo presentato norme di tipo economico sul caregiver, no? È evidente che è una cosa impegnativa, cioè non è che basta dire quanto sei bravo a fare il caregiver, vuol dire che io ti devo riconoscere delle tutele e anche degli strumenti economici, e dall'altro
c'è tutto il tema di chi si prende cura di queste persone con te, con voi, con noi, quando sei solo, chi ti prende in carico, dove vai. Quindi la costruzione del DM77, che poi si aggancia alla parte sociale, diventa fondamentale. E qui abbiamo un grande buco che ancora non riusciamo ad affrontare, perché noi non ce l'abbiamo un fondo unico vincolato sul sociale. Noi siamo ancora sul fondo della non autosufficienza, che ogni anno dobbiamo fare le guerre puniche per rinnovarlo. Quindi, o perché vi dicevo, mi ha sollecitato molto questa tua relazione, anche gli interventi ci sono stati, perché bisogna riuscire a mettersi intorno a un tavolo per ridisegnare complessivamente il sistema del welfare. E qui manca la terza gamba, che sono gli enti locali. Perché se tu gli enti locali li impoverisci sempre di più, perché non ci stanno i soldi, non perché uno è cattivo, e chi li eroga i servizi? Chi è che immagina le infrastrutture anche per un cambiamento da tsunami demografico, trasporto, abitazione? E io non voglio dire che dici hai messo tanta carne al fuoco e quindi non è più grande di noi. No, sono delle fasi della storia che devi riuscire a cambiare. Per cambiarlo è ovvio che questo richiede, uno, una partecipazione di tutti, perché qua si parla di ricambiare il sistema del welfare per renderlo sostenibile rispetto ai prossimi 30 anni non è una cosa che non costa, costa. Quindi è una priorità oppure no? Se non è una priorità, il punto vero sarà che chi c'ha un'assicurazione potrà pagarsi non tutto, qualcosa. Questo porterà una diminuzione totale anche della capacità di erogazione e della qualità dell'erogazione dei servizi. In seconda battuta, è difficile che uno possa avere un'assicurazione quando noi abbiamo una componente dell'italiana, è quasi tutta a partita IVA, è enorme la parte lavorativa, soprattutto anche giovane a partita IVA. Cioè, tu capite? 1, 2, 3, come il contesto sia molto articolato, ma dobbiamo, secondo me, cominciare a lavorarci da più parti. Per questo, quando tu entri in mezzo, non alla parte scientifica, e speriamo che arrivano i farmaci e quindi siamo tutti più contenti, ma la parte sociale investe tantissimi aspetti di strutturazione del sistema economico finanziario dello Stato italiano, e su questo bisogna agire. Io penso che noi avremo fortuna, riusciremo a proporre una legge, un testo unico per i caregiver economico, se insieme a quello riusciamo a trovare anche delle soluzioni, come facciamo leva dal punto di vista finanziario, dove recuperiamo le risorse, aggrediamo l'evasione, no, tanto per insomma. Cioè, come redistribuiamo i carichi fiscali, cioè, è tutto un aspetto che secondo me merita un lavoro molto approfondito, e se voi non avrete un po' di pazienza, io credo che comunque dopo, essendo interdisciplinare, interpartitico, con tutti gli schieramenti dentro, potremo fare qualcosa di valido, quantomeno cominciare a ragionare per una trasformazione del nostro sistema e della nostra struttura, partendo dalla malattia, cioè partendo dalla sofferenza e dai bisogni reali delle persone. Credo che questo sia un approccio molto pratico che ci permette di ancorarci alla realtà e non a quello che ognuno vorrebbe come desiderata massimo. Concludo, e mi scuso se ho divagato fuori dal tema prettamente specifico dell'Alzheimer, partendo da un problema più ampio, ma se no ci sarà un motivo per cui in tutti questi anni non siamo arrivati ad avere più risorse, risposte. Perché il tema o lo affronti strutturalmente o non ce la fai, cioè fai delle piccole cose. Poi io credo che però non dobbiamo tornare indietro su quello che già abbiamo ottenuto, quindi abbiamo la possibilità di lavorare su aspetti tecnico-scientifici, sulla diagnosi precoce, sulla prevenzione, su tutti gli altri elementi che ci permettano di preparare il nostro territorio, i nostri pazienti ad avere un trattamento farmacologico e non farmacologico subito, senza dover aspettare anni o senza avere anche paura della diagnosi. E questo è un lavoro molto alla nostra portata, e credo che giornate come queste ci aiutano a farlo. Grazie.
Io la devo ringraziare la senatrice Lorenzi, perché davvero ha dato un quadro secondo me molto utile. Io sono speranzosa, se fate questo lavoro all'intergruppo, ma io lo voglio, cioè, abbiamo diciamo svoltato, che, diciamo direbbe, che così avrebbe un senso, abbiamo svoltato e credo che sia ecco, siamo partiti da un'analisi della complessità di questo tema e tu ci hai tracciato la complessità anche delle soluzioni, ma io sono convinta, come tu hai detto, che sono soluzioni alla portata, cioè ci vuole passare dalle parole ai fatti, come dice Patrizia, cioè ci vuole una spostamento degli obiettivi di politica sanitaria e di welfare verso il tema. Abbiamo un problema che è l'invecchiamento, lo dobbiamo affrontare, e lo affrontiamo solo se cambiamo alcune regole del gioco. Sai, sul tema della legge sul caregiver, l'unica cosa che temo è che così stabiliamo una volta per tutte che c'è la delega. Dobbiamo stare attenti. Esattamente, dobbiamo stare attenti anche su questo. Però quello che voglio dire, sicuramente questo tuo, diciamo, quadro così ampio e articolato è, a mio modesto avviso, l'unica strada che abbiamo da percorrere. Quindi davvero grazie. Sì. Io desidererei tanto che i lavori, soprattutto della politica, si concentrassero non solo su quello che è possibile, ma su quello che serve. Ed è un cambio di paradigma, è un cambio di obiettivi, è un cambio, ed è un cambio di modo di lavorare. Penso anch'io. Allora, io intanto ringrazio i componenti di questo primo tavolo e chiamo gli altri, ringrazio davvero per il contributo che hanno dato. Chiedo notizie dell'onorevole Patriarca, allora ancora. Allora, appena ci chiama la facciamo inserire e chiamo allora al tavolo il professor Rossini, il professor Marra e il professor Desideri. Hai mandato via tutti? No, a te no. Posso dire che me... Allora, io darei... siamo ordinati, diamo la parola al tavolo a partire... dal professor Desideri. Sì, grazie, ma il mio intervento sarà molto breve, non perché non abbia nulla da dire, ma perché di fatto il professore Paravani ha detto tutto. Di fatto è il più geriarra tra i neurologi. Ma in realtà il professore Paravani è un raffinato clinico, e se sei clinico devi necessariamente parlare come parla lui, devi fare riferimento a quello che c'è intorno alla demenza, non solo malattia d'Alzheimer. Un distinguo che credo sia fondamentale, perché i pazienti non l'hanno capito. Quando ogni tanto dici ad un familiare: papà c'ha la demenza, sì, ma non è malattia d'Alzheimer. Quindi c'è il terrore per la malattia d'Alzheimer e la sottovalutazione di tutto quello che è. E su quello si deve ragionare, perché poi ci crea tanti guai. Faceva giustamente riferimento il professore Padoani alla complessità, ma gestire un paziente che ha polipatologia, che stranamente coesistono, in realtà non stranamente, i neurologi puri non me ne vogliano, ma il declino cognitivo condivide i fattori di rischio con tutte quelle patologie croniche che troviamo nell'anziano, ad esempio le malattie cardiovascolari. Ad esempio, qualche studio epidemiologico mi dice che l'incidenza della malattia d'Alzheimer si sta riducendo, non la prevalenza perché campano più a lungo, però i nuovi casi si riducono, probabilmente perché facciamo prevenzione cardiovascolare. Quindi è fondamentale un rapporto come quello che abbiamo appena ascoltato, perché ad oggi, al di là di tutto quello che ci aspettiamo venga domani in termini di strategie terapeutiche che frenino l'evoluzione della malattia o addirittura la facciano regredire, l'unico strumento che noi abbiamo per tendere verso quel modello che sembra irraggiungibile, che è il modello di invecchiamento dei centenari, è fare una sana prevenzione cardiovascolare, ma non quando i buoi sono fuggiti, molto precocemente, la dobbiamo anticipare. Noi abbiamo avuto l'opportunità di spostare distalmente la comparsa di malattie, così non è. Noi abbiamo allungato il periodo di cronicità, a volte duole dirlo lungo sopravviventi, non è questo il modello a cui dovremmo tendere, dovremmo spostare distalmente tutte le patologie.
Quando coesistono, la gestione è devastante. Pensate alla coesistenza di scompenso cardiaco e declino cognitivo. Il badante ti dice, o la badante ti dice, guardi dottore che se io do il diuretico, poi la notte si alza e non mi riposa, magari deve fare pipì nel momento in cui stava un pochettino più tranquillo. Oppure dice, a volte il paziente sviluppa un atteggiamento oppositivo e non prende le medicine per lo scompenso cardiaco. Quindi avere la comorbidità è qualcosa di estremamente delicato, estremamente articolato e fondamentale nella gestione di questi pazienti. Quindi fatta questa premessa, che è un po' anche la mia conclusione, volevo solo riallacciarmi a due riflessioni della dottoressa Vaccaro, con cui mi complimento per lo splendido intervento. Quando fa riferimento alla distrazione, disattenzione, dimenticanza, trascuraggine nei confronti del sintomo, qualche lacuna amnesica negli ultraottantenni, duole dirlo ma è così, noi cresciamo ancora con l'idea che sviluppare un variabile grado di declino cognitivo sia normale col passare dell'età. In area geriatrica si parla di ageismo, ageismo è non curare il paziente perché ritieni che sia normale che quell'evento sia comparso in base all'età. Io ricordo quando si era bambino che il nonno è un po' rimbambito, vuol dire, ma non parli di termini tecnici, parli di termini un pochettino popolari. È fondamentale che si parli in questi termini, perché noi ci dobbiamo portare al linguaggio che sia comprensivo da tutti. Se continueremo a far passare il messaggio che dimenticare qualcosa è normale, non faremo prevenzione. E allora quel dato lì di trascurare il dato lacune amnesiche a 80 anni semplicemente esprime un concetto che si considera normale, quello di fatto normale non è. Quindi se noi cominciamo a ragionare in quell'ottica credo che si potrebbe portare qualche cosa di utile. Sembra essere un ragionamento semplicistico, ma certamente è alla portata di tutti. Una sana prevenzione cardiovascolare è qualcosa che serve a tutti, è inutile che ci si nasconde dietro un dito. L'altro elemento che vorrei portare sul tavolo della discussione è quanto sia devastante l'acuzia clinica in un paziente con declino cognitivo. Noi vediamo i pazienti ospedalizzati, la gestione è terribile. Cerchiamo di rimandarli a casa il prima possibile e in questo ci aiuta un po' la telemedicina, perché poi di fatto articolare un percorso gestionale di un'acuzia in un paziente con questa tipologia di malattia è estremamente problematico. Ma va sviluppata anche nei contesti clinici una sensibilità specifica per apprezzare il linguaggio del corpo. Un paziente col declino cognitivo ti fa un infarto, non dice ho dolore, ha una smorfia del volto. Sono elementi clinici che dal punto di vista gestionale complicano le cose non da poco. Pensate alle gestioni tra i varanti, tra virgolette. Duole dirlo, ma il problema principale è che il paziente sia tranquillo o che addirittura dorma. Sapete perfettamente che c'è un giro di conoscenze specifiche nei confronti dei neurolettici. A volte ti viene il familiare e dice, mamma ha detto la baranda, resti esterrefatto del vedere la semplicità con cui i farmaci che hanno un peso clinico devastante vengono gestiti. Quindi credo che questo strumento senza piaggeria sia fondamentale per gettare le basi per una sensibilità che deve essere necessariamente diffusa, non in contesti tecnici ma anche in contesti laici, a che ci si renda conto del fatto che la gestione della problematica clinica è tanto più agevole quanto è più precoce. L'identificazione, la sensibilità, la definizione. A volte si arriva tardi semplicemente perché ci sono tempi di attesa giusti, dice la dottoressa Sparin, perché sono un po' troppo lunghi, perché i centri sono pochi, ma purtroppo non è accettabile che si arrivi tardi perché quel sintomo iniziale viene sottovalutato. Duole dirlo, ma molto molto spesso è così. C'è anche un po' di paura, di vergogna, un po' come era l'epilessia tanti anni fa, no? Quasi una stigma sociale, c'hai a casa una persona con declino cognitivo. Ecco, dovremmo, credo, cogliere questa opportunità per diffondere dei messaggi semplici alla portata di tutti, che il problema c'è e va gestito. Non è una gogna mediatica, non è un problema ineludibile, è qualcosa sul quale si può lavorare. Io la ringrazio proprio per questa sottolineatura sulla dimensione culturale, perché è importante, perché è il segno della sottovalutazione sociale del problema. Quando noi nel 99 abbiamo cominciato per la prima volta, io mi ricordo che abbiamo fatto le interviste e le persone non sapevano neanche, non distinguevano l'Alzheimer dal Parkinson, per esempio. Allora c'era Papa Wojtyla che aveva il Parkinson, le persone sapevano che cos'era a modo loro, però non neanche comprendevano la specificità. E soprattutto c'era quello che diceva lei, era una cosa considerata tra virgolette normale nella terza età. Oggi io credo che questo sia un primo passaggio importante di acquisizione di consapevolezza che essere anziani non significa avere il declino cognitivo, che la presenza di un'azione precoce di prevenzione anche in campi diversi da quello neurologico sia fondamentale.
Abbiamo fatto una cosa sull'udito tanto tempo fa, per esempio nessuno sapeva che intervenire subito su un disturbo dell'udito ti aiuta anche sotto il profilo del declino cognitivo, perché appunto tutte le cose si tengono e c'è anche una dimensione di aumento della consapevolezza dei pazienti e dei cittadini che secondo me va curata. Perché noi abbiamo una buona cosa dalla nostra parte, cioè che sempre di più gli italiani sono convinti che lo stile di vita sano e che loro possono fare qualcosa per la propria salute, ma li dobbiamo informare bene su che cosa quali sono le strategie per poterlo fare realmente. Solo così arriviamo ad essere 65 anni in forma, 65 anni e più in grande forma, come molti di noi qui. Grazie, do subito la parola anche al professor Rossini, che naturalmente è chiamato a discutere su tutto, ma mi piacerebbe molto se ci desse un suo contributo sugli MCI, grazie, per il ruolo naturalmente che ha in questo progetto importante. Grazie, essendo uno dei più sopra i 65, la prima frase avendovi sentito è io spero che me la cavo, nel senso che... speriamo di non entrare in questo tunnel. Interceptor, racconto brevemente la storia di questo progetto per chi già non lo conosce, nasce nel 2016 quando arrivavano dei rumors dagli Stati Uniti sull'arrivo di un primo farmaco anticorpo monoclonale antibetamiloide che sembrava essere di una certa efficacia e quindi probabilmente prossimo ad approvazione dall'FDA e quindi probabilmente a turno essere potenzialmente candidato ad essere approvato anche altrove, incluso l'Europa e l'Italia. Di quel farmaco già sapevamo alcune caratteristiche, la prima non banale, gli elevati costi individuali, si parlava intorno ai $25,000-$30,000 l'anno a paziente, solo costo vivo del farmaco, gli elevati effetti collaterali e quindi la necessità di un monitoraggio stretto e quindi la necessità di un'erogazione ospedaliera con necessità di un'organizzazione sul territorio e di un monitoraggio stretto attraverso risonanze ripetute e ravvicinate che aggiungeva problemi organizzativi e di costi. Alla luce di tutto questo ci si è chiesti, ma se domani arriva un farmaco di questo tipo in Italia e come successe per gli inibitori, tutti andiamo a Lungotevere Ripa a bussare per avere il farmaco gratuitamente, il servizio sanitario come si organizza per poter dire a te sì e a te no? Su quali basi, con quali strumenti? Perché era ovvio che un'erogazione a pioggia di un farmaco troppo costoso, rischioso e con necessità organizzativa gigantesca era impensabile, insostenibile, anche da un punto di vista etico. E allora abbiamo pensato di proporre al Ministero, all'allora Ministro Lorenzin, una ipotesi di progetto che riguardasse proprio la popolazione degli MCI, quelli che voi avete sentito, che è una popolazione che interessa tutti, perché ha una caratteristica fondamentale, anzi due. La prima è che sono soggetti sostanzialmente ancora normali, ok? E quindi hanno tanto cervello ancora funzionante. E quindi qualsiasi farmaco dovesse arrivare impatta non sul deserto, ma su un territorio ancora, diciamo, fertile. La seconda è che contengono al proprio interno una grossa percentuale di soggetti che non si ammalerà pur avendo dei fattori di rischio, che è un elemento su cui mi soffermerò alla fine. Quindi popolazione ad alto rischio, intorno a 10 volte più della popolazione anziana di pari età, sesso ed educazione, su cui poter studiare uno strumento seguendoli nel tempo. Quindi noi abbiamo deciso di istituire un sistema di reclutamento in 20 centri che poi sono diventati 19 sparsi per tutto il territorio nazionale dal Piemonte alla Sicilia di soggetti MCI fatti in un modo assolutamente selezionato secondo le linee guida internazionali e una forza di questo progetto è stata l'armonizzazione di tutte le procedure, perché se noi andiamo a fare oggi cosa è un MCI in un CD in un posto e in un altro, facilmente troveremo la stessa denominazione per due persone completamente diverse. Lì abbiamo chiuso i neuropsicologi per 3 giorni in una stanza,
buttata la chiave e sono usciti dicendo questa sarà la configurazione dell'MCI che noi recluteremo. Li abbiamo analizzati al tempo zero con PET fluorodesossiglucosio, risonanza volumetrica, prelievo di sangue per fare la genetica sull'ApoE, prelievo di liquore per fare il dosaggio della beta amiloide e della tau e elettroencefalografia per fare la connettività cerebrale oltre ai test neuropsicologici. Perché questo? Perché era l'epoca in cui si parlava tanto di biomarcatori, anche questi con pro e contro per ciascuno, i costi, l'invasività, la non facile disponibilità sul territorio nazionale e la variabilità dei risultati. E volevamo essere in grado alla fine del percorso di poter dire al Ministero qual era il, o meglio la combinazione di biomarcatori con un rapporto costi-benefici più sostenibile per il sistema sanitario nazionale. È stata una ricerca di vera sanità pubblica. Dovevano essere 500, ci aspettavamo un 20% di drop out, c'è stato lo tsunami Covid, quello è stato veramente uno tsunami e non so come ce l'abbiamo fatta, perché ero convinto a un certo punto è stato chiuso tutto, cioè tutti gli ambulatori intersector dei 19 centri sono stati chiusi causa Covid. Siamo ripartiti e abbiamo chiuso con un 18 mesi di ritardo il reclutamento. Alla fine dei salmi sono rimasti 346 MCI che hanno fatto tutto. Hanno fatto tutti i biomarcatori all'inizio e hanno fatto i test neuropsicologici ogni 6 mesi per 3 anni. Di questi 346, 103 sono diventati dementi. La grande maggioranza Alzheimer, gli altri altre forme di demenza. E lo sono diventati veramente, perché il progetto prevedeva due diagnosi di progressione a demenza consecutive, perché voi sapete che gli MCI ogni tanto fanno su e giù, diventano dementi ai test, poi li rivedi dopo 6 mesi e tornano ad essere MCI, convalidate da due pezzi da 90 della neuropsicologia nazionale, quali Stefano Kapp e Camillo Marra qui presenti. Quindi eravamo certi del fatto che un terzo della nostra casistica, che rientra assolutamente in quelle che sono le percentuali di letteratura, è diventata realmente demente. L'Istituto Superiore di Sanità sta attualmente da mesi analizzando una quantità gigantesca di dati e ci aspettiamo a brevissimo che ci venga a dire chi ha vinto e chi ha perso, nel senso qual è la combinazione di biomarcatori che più accuratamente, sottolineo accuratamente perché una diagnosi sbagliata in senso positivo o negativo è comunque un disastro per chi la riceve, ha previsto al tempo zero coloro che dopo 3 anni, nel corso di 3 anni, sarebbero diventati dementi. Perché quello strumento e quel tipo di organizzazione è già oggi una potenziale dote del Servizio Sanitario Nazionale. E vi assicuro che nessuna nazione al mondo ha fatto ancora un percorso del genere. L'esempio di aducanumab e lecanumab negli Stati Uniti è proprio sintomatico. Farmaci disponibili, non disponibile lo strumento di selezione. Risultato finale, l'hanno preso in pochi e solo molto ricchi. Questa è la sostanza. Allora, è stata una miopia generale nel tentativo di avere il farmaco, il non costruire in parallelo uno strumento di analisi di selezione basata su un'organizzazione di Servizio Sanitario Nazionale per decidere a chi sì, a chi no, è stata una carenza direi grave. Noi oggi l'abbiamo disponibile, l'avremo disponibile, già alcuni dati emergono, alcuni non sorprendenti, ma con una forza che è sorprendente. Ve ne dico soltanto uno: l'attività fisica continuativa pesa in un modo incredibilmente robusto in quelli che non si ammalano. Allora, questo dato, nel momento che il servizio sanitario lo acquisisce, qualcosa ci dovrà fare in termini di politica di prevenzione e di programmazione, e come questo ne verranno molti altri. Chiudo dicendo che a me personalmente interessano moltissimo quei soggetti MCI che, pur avendo tanti biomarcatori alterati, non si ammalano. Perché? Quali sono i fattori di resilienza e di resistenza dalla riserva cognitiva, alla riserva neurale e quant'altro che permette loro di resistere all'attacco della malattia e di non ammalarsi? Secondo me su questo noi abbiamo lavorato tutti a livello mondiale poco, dovremmo lavorare molto di più, perché sempre di più questa è una malattia che dimostra che nell'arco di decenni c'è una lotta
tra fattori di resilienza e fattori di aggressione, e se vincono i primi la malattia non si esprime, se vincono i secondi la malattia si esprime. Se noi impariamo a contrastare i primi e a favorire al massimo i secondi, probabilmente non dico che elimineremo la malattia, ma la relegheremo in quello che era quando io ero studente. Pochi casi, soltanto anziani per allora. Deve diventare una malattia di pochi casi per i super anziani di oggi. Quindi spingerla a destra verso il secolo di vita il più possibile, allungando al massimo il periodo di autonomia soggettiva e per le famiglie e per i malati. Grazie. Ti permettimi soltanto... Sì, io volevo... Dai, prendi. Permettimi soltanto di ricordare in favore di quello che ha appena detto il professor Rossini, che uno dei pregi più grandi di Interceptor è stata quella che lui ha chiamato l'armonizzazione del lavoro per gli neuropsicologi, ma anche per i centri. Certo. È stata una scuola di metodologia di lavoro che per la prima volta si è diffusa ad un numero di centri adeguato. Lavorare insieme con lo stesso metodo di lavoro è un valore aggiunto. Sì. E l'impegno che c'è stato da parte del professor Rossini e dei centri più esperti nei confronti dei centri più piccoli, sparsi sul territorio, è stato un lavoro, secondo me, assolutamente grandioso, perché ha potuto diffondere quella competenza che poi riverbera sul paziente. Certo. È quella che il paziente deve trovare quando va nel CDCD. Per cui ancora grazie. Anche io voglio ringraziare il professor Rossini e dire che anche io stamattina ho dato cattive notizie, brutti dati. Oggi invece dal dibattito sono venute fuori cose importanti e anche aspetti positivi di azione e di immaginazione politica importanti e di interventi istituzionali che vanno in una direzione sicuramente positiva. Io credo che quello che il professor Rossini ci dice è molto importante per i pazienti con MCI. Significa che intanto noi abbiamo uno strumento di diagnosi condiviso, che già mi sembra cosa buona e giusta. Qui è l'altro aspetto, che noi, a differenza forse di altri paesi, abbiamo già uno strumento che ci può aiutare nell'utilizzo più accurato, più efficiente e più appropriato del farmaco. E questo mi sembra, come dire, una buona notizia dal punto di vista della sanità pubblica. Bisogna avvisare anche i politici di questo. Vabbè, noi ci stiamo provando. Professor Barra, a lei la parola. Grazie dell'invito. Vedo delle facce provate. Sì, direi. E quindi facciamo una cosa diversa. Io prima di tutto ringrazio moltissimo per questo rapporto. Questo rapporto io credo che sia fondamentale. Noi dobbiamo avere questi numeri per capire dove dobbiamo mettere le mani per migliorare i nostri sistemi di assistenza a tutti i livelli. E allora facciamo una cosa. Adesso avete sentito tante cose, io potrei ripetermi, però rileggiamo un pochettino quello che è stato detto e cerchiamo di dargli una spiegazione e un motivo di quello che avete sentito. Questo rapporto è molto interessante. Ha luci, ma anche molte ombre. Le luci quali sono? Beh, le ombre, iniziamo dalle ombre. Ruolo delle donne, queste donne sempre quelle più ammalate e che fanno più caregiver. Perché? Sì, è vero, c'è un ruolo educativo, ma c'è anche un ruolo che le donne sono le superstiti. Gli uomini spesso hanno patologie per cui non arrivano a sviluppare demenza. Muoiono prima. I nuclei familiari in cui il marito è vivo, c'è anche la moglie. Il nucleo familiare in cui la donna con l'Alzheimer è malata, magari il marito è già deceduto. E questo è uno dei motivi, cioè c'è un motivo culturale, ma c'è anche un motivo di demografia.
Mi ha particolarmente stupito il problema, e questa è un'altra ombra, del tempo che intercorre per la diagnosi, che è ancora 2 anni, 2 anni come era esattamente nel 2015. 2015 che era un tempo estremamente, estremamente lungo, ma perché continua a essere lungo? La diagnosi dell'Alzheimer, avete sentito adesso il progetto Interceptor, è fatta da una serie di esami. Nel progetto Interceptor noi li abbiamo fatti tutti quanti in 4 giorni, cioè abbiamo sottoposto i soggetti a tutte quelle valutazioni, risonanza, PET, esame liquorale, esame plasmatico di biomarker, neuropsicologia, radiologia. Ma questo non si fa nel mondo reale. Nel mondo reale si fa un primo esame di accesso, 3 mesi, una risonanza, 2 mesi, 3 mesi, poi forse una PET, altri 3 mesi. E quindi quello che deve essere riformato è il sistema di accesso a PAC, a PDTA, in cui a livello nazionale, in maniera omogenea, abbiamo un percorso che permette di avere delle slot dedicate in cui il paziente arrivi a una diagnosi in tempi rapidi. Problema qual è? Di risorse, perché ovviamente se organizziamo un sistema di questo tipo andiamo a intasare questi accertamenti che sono necessari anche per altre patologie. Si è fatto qualcosa dal punto di vista dell'assistenza? Avete sentito, sembra che i malati siano in aumento, ha detto bene Desideri, forse non è, l'incidenza sta diminuendo, e un altro dato ce lo dice in quello che abbiamo letto, tra i 65 e gli 80 anni avete visto che i malati sono un po' meno rispetto a quelli del rapporto precedente. Vi ricordo che ci sono dei programmi di prevenzione a livello regionale e la prevenzione ha un suo ruolo e la cominciamo a vedere. Certo, non esistono ancora dei programmi attivi, diffusi a livello nazionale, che vadano a combattere tutti i 14 fattori di rischio, il fumo, il colesterolo, l'obesità, la sedentarietà, lo scarso livello di istruzione, l'ipoacusia, la presenza di patologie cardiovascolari, l'ipovisione e così via. Però evidentemente qualcosa si è fatto. 20 anni fa si fumava nei ristoranti, si fumava al cinema, adesso non si fa più. Evidentemente questo cambiamento educazionale, anche dal punto di vista della motricità, come abbiamo cominciato a vedere nel progetto Interceptor, sta portando dei suoi frutti, e in quella fascia di età tra i 65 e i 80 anni cominciamo a vedere un po' meno dementi. Non si ammaleranno più? No, probabilmente se hanno quei geni si ammaleranno, ma invece di ammalarsi a 70 anni, 75, abbiamo spostato il momento di esordio a 85, 90. Ovvero abbiamo fatto sì che quei fattori di resilienza di cui si parlava prima cominciano a funzionare e spostiamo il momento dell'esordio. Spostare il momento dell'esordio significa spostare il burden economico, il burden per le famiglie, il carico assistenziale, il costo sociosanitario. Ombra ancora in questo rapporto: l'ineguaglianza territoriale è enorme, l'ineguaglianza territoriale ancora è molto forte, e c'è quasi un doppio modello di assistenza che riguarda il sud e il nord. Mi permetto di ritornare a quello che ho sentito nelle righe del rapporto. I CDCD sono molto apprezzati anche negli MCI, poi alla fine si sentono presi in carico. Quello che manca è quello che c'è dopo, diceva bene il professor Padovani. Se non c'è un modello di assistenza in cui il carico del CDCD è importante per la diagnosi, ma poi a livello capillare, a livello distrettuale, a livello territoriale, abbiamo la possibilità di gestire il post-diagnosi e la fase territoriale dell'assistenza, che deve essere capillare. Il medico più o meno importante è urbanizzato, ma nel CDCD ci vai 2-3 volte all'anno massimo, mentre invece la gestione è quotidiana, i centri diurni, i centri della riabilitazione, l'assistenza costante deve essere fatta capillarmente a livello territoriale. Soltanto la piena applicazione del DM77 può permettere questo, perché altrimenti che cosa succede? Che il paziente, che magari non ha più bisogno del CDCD,
rimbalza sul CDCD, intasandolo, ingorgandolo e allungando le liste d'attesa. 2 anni, no? Siamo sempre sui 2 anni. La badante per un numero limitato di ore. Sì, questo è anche un dato che frequentemente, da primo osservatore a livello dei pazienti, vedo spesso. Si sta sostituendo la badante, è vero, da anche device, mezzi di assistenza a distanza. Molti pazienti si organizzano con telecamere, Alexa e quant'altro per gestire il loro paziente quando la badante non c'è. L'uso della tecnologia potrebbe essere un aiuto nella gestione dei pazienti. Credo che si stia connettendo la patriarca, forse, quindi vado rapidamente alla fine. Il rapporto educazionale, mi metto soltanto su quest'ultimo punto. Ah, un punto che volevo sollevare, di cui ho sentito. Questo rapporto è molto importante, i numeri sono questi numeri su cui si dovrà costruire probabilmente gli impegni dal punto di vista amministrativo e assistenziale e legislativo. Sentivo il dottor Basilicata, il progetto PNRR è molto interessante, quello dell'acquisizione dei dati provvisionale con tecniche, immagino, di intelligenza artificiale per poter anche capire quali saranno i bisogni. Dei fascicoli elettronici? Ma i fascicoli elettronici purtroppo devono essere implementati, questo è un altro grosso buco della nostra sanità. Non esiste una cartella nazionale del paziente con demenza e quindi avere la possibilità di accedere a questi dati è fondamentale, sennò si rischia di avere dei risultati incompleti, se non sbagliati. Abbiamo fatto un progetto CCM con le regioni Lombardia, Piemonte, Campania, Lazio. Soltanto il 35% dei soggetti affetti da demenza sono tracciati elettronicamente e risultano nei servizi o del farmaco o nei registri del farmaco, che è un punto di facile consultazione, o nei CDCD. Quindi lì dobbiamo fare qualcosa per far emergere, se vogliamo utilizzare questi metodi per avere dei numeri. L'aspetto educazionale è fondamentale. La diagnosi è ancora tardiva, si arriva tardi alla diagnosi, punteggi medi di arrivo ancora bassi, benché si arrivi prima di quanto si arrivava 10 anni fa, soprattutto per gli MCI. Quindi educazione delle famiglie. Educazione delle famiglie soprattutto a una cosa, prima ho sentito parlare di guarigione. Non c'è la guarigione, stiamo parlando di una patologia cronica degenerativa, come ce ne sono tante anche in altre patologie, in altri campi come la cardiologia. Ovvero, quello che dobbiamo mirare dal punto di vista terapeutico è al minimal benefit che possiamo ottenere nei pazienti, ridurre la progressione di malattia, ridurre l'invalidità. È già questo una grossa aiuto e una riduzione dei costi. Quindi, come qualsiasi altra patologia, che può essere l'artrosi, una miocardiopatia dilatativa, noi ci aspettiamo un miglioramento funzionale. La stessa cosa deve essere l'atteggiamento che dobbiamo avere con le famiglie. Spiegare bene che è un percorso da fare per arrivare sempre più tardi a quella che è una patologia, quando diventerà poi invalidante, farlo diventare il più tardi possibile. Educazione quindi delle famiglie. L'altra cosa che secondo me manca in questo rapporto, che secondo me bisogna implementare, è la formazione. Su questo le società scientifiche, la SIN e la SINDEM lavorano da sempre. La formazione è fondamentale. Interceptor, 20 centri che utilizzano tutti quanti la stessa metodica di diagnosi, la stessa analisi, 20. I CDCD sono 522, che utilizzano sistemi diversi. La formazione, il modo con cui analizziamo i pazienti e i dati a livello di tutto il territorio è un enorme lavoro che deve essere promosso anche a livello istituzionale e che deve essere compreso nel Piano Nazionale Demenze. Grazie. Sicuramente sono due aspetti centrali. In parte li abbiamo affrontati quando abbiamo parlato del bisogno di informazione delle famiglie,
ma sicuramente è un aspetto come diciamo quello della uniformità nella diagnosi, nella definizione, nel provare a espandere i risultati di questi famosi, questa famosa attività pilota che poi rimangono pilota e non diventano mai, diciamo, dominio di tutti. E io devo dare la parola all'onorevole Patriarca, Anna Rita Patriarca, che mi pare in collegamento, che ringraziamo per aver voluto comunque partecipare anche da remoto. Spero che abbia sentito qualche cosa, ma aveva comunque il materiale, quindi aspettiamo il suo commento. Grazie. Anna Rita, Beatrice ti aveva dato il compito di parlare dell'attività dell'intergruppo parlamentare, se credi. Non c'è più? Ho sentito anche l'intervento di... Mi sentite? Sì. Io vi sento. Anche noi, grazie. Ok, perfetto. Allora, l'intervento... alcuni punti, mi sentite? Allora forse rinunciamo al video perché forse si vede meglio, si sente meglio. Proviamo? Proviamo adesso. Mi sa che non si sente. No. Ma dove sta? Sentiamo male purtroppo. A scarsa copertura, onorevole, ci risulta. Mi sa che non sentiamo bene, anzi sentiamo nulla, diremmo nulla. E neanche, forse neanche tu ci senti. Va bene, allora riproviamo un attimo a collegarci se ci riusciamo. Nel frattempo... io proverei a dare la parola al dottor De Rita che deve fare le conclusioni e poi vediamo se riusciamo a ricollegarci. Dottor De Rita. Adesso. Dopo, se non riusciamo a sentire il collegamento. Vediamo, proviamo, aspettiamo qualche minuto. Venga lei. Venga, se no finisce che la sala si svuota. Sì. No, sì. Proviamo. Ok. Tolgo. Va bene, dai, rinunciamo per il momento, dottor De Rita, perché già siamo pochi e provati. Proviamo. Così faccio prima. Ah, ecco, bene. Ottima strategia, ottima. No, parto da un... Ci siete? Arrivata? Sì, ti senti? Io vi vedo... Mi senti? Ho letto con attenzione il... niente? Niente, si sente malissimo. Sono spiacente. Vabbè, allora vi ascolto.
riesci a trovare un'altra postazione, non lo so, perché noi ti sentiamo molto male. Io ho, mi dice una buona connessione. Adesso mi sente? A tratti, no. Se riuscite a sentire adesso, parla un attimo e vediamo. Senza video. Allora, voglio fare una voce al radio. Io ho letto il rapporto Censis-AIMA con attenzione. Inquadra due punti fondamentali. Voglio dare uno spiraglio per quanto riguarda la figura del caregiver, perché ha l'attenzione della Commissione Affari Sociali una proposta di legge sulla figura del caregiver. Siamo consapevoli che ci sono una serie di criticità e bisogna dare delle risposte importanti a questa figura che è diventata ed è strategica per la gestione del paziente. Il dato positivo è che sono state presentate una serie di proposte di legge. Vabbè, puoi mandare un messaggio che rinunciamo. Dottor De Rita, anche da qui una volta. Mi sono costretta a rinunciare perché Sì, io vi ho ripreso e vi risento, ma so che mi avete perso. Stiamo tentando di fare una proposta unitaria, ci abbiamo lavorato in comitato dei 9 ieri. Andiamo. Parto da un aneddoto personale estivo. Ho passato un agosto terribile, dolori da una parte, stordimenti dall'altra, cambi di pressione, cali di pressione, e naturalmente sono andato prima di tutto i due medici valdostani dove ero in vacanza, e poi sono tornato a casa e sono andato dal mio medico che mi tiene da 40 anni in vita. Tutti e tre mi hanno detto la prima parola che mi hanno detto mi ha terrorizzato: lei non ha nulla di acuto. Pensando invece di tranquillizzarmi, invece io ho l'idea, no, voglio essere qualcosa di acuto, almeno perché la struttura sanitaria italiana è fatta per l'acuzia, non è fatto per la cronicità o addirittura per la progressività della malattia. Noi abbiamo, e quindi quando poi sono tornato a casa a Roma, sono andato al mio medico, il quale... Le posso alzare il microfono? Sì. Sono andato dal mio medico, il quale mi ha risentito tutto quanto, mi ha detto non hai nulla, dico ma io sto male, e mi ha dato una pasticca. Sono andato a vedere la pasticca, a cosa servisse? Al mal di mare. Cosa? Naturalmente per uno che è stato in montagna per 50 giorni malissimo, torna e dice hai avuto il mal di mare. Dico questo perché la struttura sanitaria italiana, il mondo di vivere della sanità italiana è proprio legata all'ondata dell'acuzia. Se stai male vai dal medico, c'hai l'onda, ti cura l'onda e tu torni a casa. Ma se non hai invece un'onda, è difficile. Pensate ad esempio a quello che è successo con la pandemia Covid. Quella era un'onda, era un'acuzia. E quindi è stata affrontata benissimo per certi versi, non all'inizio, ma quando si è capito cosa era, bene o male, si è fatto un intervento impensabile qualche anno prima per l'Italia. Dice, ma c'era la quantità di malati, c'era la quantità di vaccini, tre volte i vaccini moltiplicati per milioni di pazienti, c'è un grande mercato, mentre invece per l'acuzia dell'Alzheimer, per la cronicità dell'Alzheimer, il mercato non è di miliardi di vaccini. Quindi anche l'Ursula von der Leyen, che si era occupata dei vaccini per il Covid, su una cosa così non interverrebbe, perché in fondo si tratta. E invece no. Il vero problema che abbiamo è di non lasciare una realtà come l'Alzheimer nella realtà della
quotidianità, di non rendere un meccanismo acuto, un momento acuto della vita del paese. Perché se lo lasciamo nella ordinarietà, io sono un teorico dell'ordinarietà, tutto, l'economia deve andare avanti, la continuità, il continuismo, eccetera. Però in alcuni casi il continuismo, come in questo caso, decade, fa decadere la situazione, non risolve il problema. Se abbiamo una crisi industriale, vedete che alla fine, una crisi finanziaria, i soggetti risolvono il problema. Ma in realtà, come l'Alzheimer, i soggetti non lo risolvono. Non lo risolvono perché? Perché da una parte sono una realtà di minoranza, mentre noi Covid eravamo maggioranza totale. In parte perché sono meccanismi gestiti da realtà familiari, perché è solo la famiglia che esprime caregiver. Ma il caregiver molto spesso è donna e molto spesso è una badante ormai a tempo e non più convivente. Cioè c'è la debolezza, la fragilità, diceva la Lorenzina, e si accentuerà questa fragilità. Perché i pensionati di oggi non sono i pensionati di domani, i pensionati di domani saranno meno ricchi, meno capaci di spesa e più vecchi per certi versi. E quindi noi dobbiamo reagire a questo senso che molto italiano, che le cose si risolvono per conto proprio. Noi se vediamo l'Italia d'oggi, così come l'ho vista io in 50-60 anni di carriera, i problemi se li ha risolti da solo. Non c'è stato, anche i momenti acuti, pensate al dopoguerra, lo sfascio del dopoguerra, anche i momenti acuti, pensate alla crisi degli anni 70 con le aziende che fuggivano dall'Italia, la crisi degli anni 70 con il terrorismo e dintorni, le crisi recenti finanziarie del 2018 e successive, le abbiamo risolte. Siamo un paese resiliente, reattivo, adattativo. Quando però la struttura di confronto con il problema è debole, non ce la fa. Non ce la fa perché la struttura familiare non può risolvere i problemi attuali. Perché la struttura dell'appoggio del caregiver familiare o esterno con la badante non basta. Perché lo stesso meccanismo di rapporto con le strutture pubbliche esistenti, l'abbiamo visto, migliora con i centri particolari, ma diminuisce il rapporto con il welfare complessivo. E quindi rischiamo di avere un fenomeno che fa paura a tutti, anche a me fa paura, anche se mi dicono che a 92 anni l'ho scampata, insomma, avrà una demenza normale, ma non una demenza da Alzheimer, ma se tutti abbiamo paura di questo, perché è una paura paragonabile, simile alla paura che abbiamo avuto e che abbiamo per il cancro, perché il cancro porta prevedibilmente alla morte, ma l'Alzheimer porta alla morte del tuo cervello, che è la stessa cosa, almeno per me sarebbe molto peggiore da questi punti di vista. E invece non riusciamo a drammatizzarla. Non riusciamo a drammatizzarla, mentre sul cancro abbiamo drammatizzato, e questo impone una debolezza particolare anche nella risposta farmacologica. La risposta farmacologica oggi è molto stimata, specialmente quella parte del nostro campione che quelli che hanno avuto i primi sintomi e sperano nel farmaco, addirittura per la metà pensano che il farmaco li cura, che l'infermaco li riporta, l'altra metà che rallenta così tanto che non se ne accorgono, però la speranza del farmaco è l'unica esistente in questo momento come capacità di risolvere una crisi che non è che è acuta, ma apparentemente non è acuzie da risolvere. Questo tipo di problema impone anche una riflessione a tutti quanti noi.
È un problema non soltanto umano, sociale, sanitario, medico, è un problema culturale. Perché se andate a vedere la primissima tabella, una delle prime tabelle del rapporto, è quella sui livelli di istruzione, è impressionante. È la tabella 8. Nel 98 dei nostri i malati di Alzheimer, il 9% erano privi di licenza elementare. Il 57% c'erano solo licenza elementare, il 16% ce n'erano, c'erano media inferiore, e la media superiore l'11%, il 5% la laurea. Andate a vedere il 2023, è totalmente cambiato. I primi di licenza elementare, che erano il 9%, sono diventati il 3%. Quelli di licenza elementare, che erano il 57%, sono diventati il 24%. Quelli di media inferiore, che erano il 16%, sono diventati il 22%. La media superiore passa dall'11% al 33%, la laurea dal 5% al 15%. Si sono triplicati i malati nei livelli alti di istruzione. Dice, ma non sarà, non c'è certamente un collegamento, però è un fatto. È un fatto che abbiamo, e del resto lo vediamo nel campione di quelli che hanno avuto sintomi iniziali, sono più giovani, sono più istruiti, hanno più livelli di istruzione. E lì bisogna lavorare. Bisogna tentare di avere un tessuto culturale di esperienze, di integrazione, di scambio di informazione, perché altrimenti non ce la facciamo. Bisogna sostituire la struttura di supporto debole e sempre più fragile, che è la famiglia, con una struttura di supporto di gruppo culturale che in qualche modo lavora sull'argomento, che lavora con le aziende farmaceutiche, che lavora con le strutture sanitarie, che lavora con le famiglie, che lavora con le badanti, ma dobbiamo creare una specie di specificità dell'intenzione. Noi siamo sempre stati, io sono considerato un teorico della non intenzionalità, il continuismo è andare avanti, no, alcune volte l'intenzionalità è essenziale. Se non c'è intenzione, non c'è cultura vera. Diceva uno storico che l'unica vera eredità del Medioevo era l'intenzionalità. La cultura dell'intenzionalità era tipica del Medioevo. Noi invece abbiamo tanta intelligenza artificiale, quindi non dobbiamo avere intenzionalità, basta l'intelligenza artificiale per certi anni. Però invece noi dobbiamo avere, contro la logica del... Non è una cosa acuta. Contro la logica intanto ci pensa la famiglia, contro la logica, ma tutto sommato continuiamo andando avanti, vediamo che succede. Bisogna avere una logica di intenzionalità. È difficile farlo, perché si tratta di collegare il giovane che ha il primo sintomo, che però magari se è laureato o se ha un diploma superiore può spiegare, può seguire, può dare incarico, alla badante moldava che ti ha tenuto in carico fino a ieri, al medico specialista, a tutti quanti noi, però ci vuole un gruppo intenzionale. Senza di questo non si va avanti. Grazie. Allora, grazie a tutti. Noi con questo lavoro, questi 25 anni di studio, abbiamo provato a costruire una comunità intenzionale come quella che abbiamo visto oggi in fondo, che si è susseguita su questo tavolo nel dibattito. Da parte mia ringrazio tutti per la vostra presenza, la vostra pazienza e il contributo fondamentale che ci avete dato, e do la parola a Patrizia. E non credo che servano altre parole. Grazie, perché la presenza qui significa anche partecipazione, quindi interesse e tensione verso un risultato che ormai da troppo tempo aspettiamo e che speriamo diventi sempre più prossimo. Grazie.
Grazie.